Centro diagnostico polispecialistico convenzionato della ASL Umbria 2. Garantisce qualità particolarmente elevate nelle prestazioni di diagnostica per immagini, neurologia e neuroradiologia, fisioterapia e riabilitazione, odontoiatria, medicina del lavoro, medicina dello sport, endoscopia digestiva, cardiologia, CIDAT. Da 25 anni l'alta specializzazione in sanità a Terni. Bene, eccoci qua, amici di Terana Time di Terrana News. E insomma, ci eravamo lasciati a quanto ammareggiati per quello che era accaduto nel corso dei primi 45 minuti di gioco. E adesso siamo ebri di gioia perché la Terana ha portato a casa veramente una, un prezioso successo. Addirittura ha recuperato i due gol di svantaggio nel corso, appunto, della ripresa. E si è permessa di andare alla gol della vittoria con il Titacchio. Quindi. Un gol di Sorensen nella ripresa, un gol, gran gol di Pettinari sempre nella ripresa e un gran bel gol anche di Ditacchio eh, sul finire del, dell'incontro. Hanno fissato il punteggio sul 3-2. Gran bel secondo tempo della Ternana, meno bello sicuramente il primo, ma quello che conta sicuramente è il bilancio, il bilancio complessivo che parla appunto di una Ternana mai doma, una Ternana che ci ha creduto fino in fondo a portarsi via l'intera posta in palio tant'è che Lucarelli eh, diciamo prima del gol di del gol di Titacchio stava operando un'altra sostituzione quindi si era sulla 2 a 2 stava effettuando una sostituzione eh, per fare ingresso per fare entrare in campo il eh, Cesar Falletti proprio per dare un maggior sbocco alla manovra offensiva della una maggiore pericolosità Bene, in quel momento invece è entrato in campo, è entrato in gol il tiro di, eh, di, di tacchio e quindi è cambiata un po' la, la musica per quanto riguarda la sostituzione. Non più falletti in campo, ma eh, situazioni più consistenti. Vedete appunto quello che eh, poteva eh, 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 in precedenza. Allora, siccome ci sono diversi, credo che tutto sommato al di là poi che il calcio di rigore regalato al Benevento non ci fosse, quindi vorrei dire era un'ingiustizia bella e buona. Bella e buona comunque la Terrana nella ripresa ha veramente eh, giocato meglio. Sono entrati bene in campo anche Proietti. Proietti ha vinto un paio di situazioni davvero pericolose. Eh, sul finale di partita, e quindi è entrato bene Moro. Eh, e quindi che dobbiamo dire? Eh, eh, tanta felicità per come si era messa la cosa e per come appunto la, la Terana è riuscita a vincere. Allora, eh, quando dico che bisogna essere equilibrati nei commenti, lo bisogna, bisogna esserlo, nel senso critici sicuramente, però mai eh, diciamo, integralisti nei propri commenti. Leonardo oh, Ponti dice: Ma che cosa abbiamo fatto? Si vola. Dice Stefano Nevi. Poi Antonella Antinucci, grande Ternana. Io poi non ho visto la classifica, forse non farò in tempo nemmeno a vederla. Quindi mi fido di quello che direte, che direte voi senza esaltarci, come dice eh, Lucarelli, però diamo la giusta importanza a questa vittoria in casa di un, non di una squadra qualunque, in casa del Benevento. Una squadra che è stata costruita per essere all'altezza della situazione, per occupare le prime posizioni in classifica e quindi assume un valore ancora più significativo a questo successo della Ternana Mirko Cascioli, ti amo, dice Maurizio Virili andiamo. Eh, Napoleone Bonaparte, essere momentaneamente primi emoziona grandi ferie, grandi 500 che hanno incitato anche sul 2 a 0, per loro cantando sempre. Massimiliano De Agostini, primo tempo abbiamo visto sul serio le streghe, ma alla fine è stata una prova di forza. La classifica comunque è meglio non guardarla troppo. Sul rigore se ne potrebbe parlare e come. Certo, eh, lo dicevamo prima, proprio la dinamica che non ci convince, Maurizio Angelucci dice: Sto fuori di capoccia. Dai. Eh. Maurizio An Angelucci, sì, era Maurizio Angelucci. Eh, poi Riccardo Felicetti, incredibile contro tutto e tutti, soprattutto l'arbitro del primo tempo, grandi. Daniele Minutillo, eh, ma Diacchi ha fatto qualcosa al mese è inspiegabile, che non parte dall'inizio. Ripeto, Daniele, Diachi te non è stato al meglio nel corso della, della settimana eh, e quindi probabilmente se ha preso questa decisione anche perché eh, se l'è giocato quando c'era da rischiare il tutto per tutto. Inspiegabile che non parta dall'inizio, vedi il secondo tempo e ti domandi perché regalare così il primo tempo, grandi ragazzi. Raio Felicetti e Fabio Lupi, un saluto anche a Fabio Lupi da quel di Grosseto, eroici. Eh, Alessandro Garofoli dice: Le umbre agli antipodi, una prima, una ultima per ora. Eh, L'importante è: noi guardiamo la, eh, quella, quella dei colori rosso-verdi. Eh, Roberto Diamanti, grande prova di orgoglio della squadra, ma Pettinari subito gol, grandissima fera, ha fatto un gol straordinario, Pettinari. Eh, come è, è stato, eh, diciamo, anche importante, eh, sicuramente il gol di, di Titacchio contro un Paleari che, insomma. Eh, Guarda là, dice Paolo Lancia, non ti esaltare, Paolo. Mister Pat Metano, grande Ternana, ma senza Baghera, è un'altra storia. Raio Felicetti ancora facciamo finta di aver perso e ancora più arrabbiati c'è poi un messaggio di Bernardino Giocondi Francesco De Rebozzi un saluto a Francesco che piacere risentirti il dio del calcio esiste Mirko Caccioli, siamo primi Ivano, perché avevo chiesto Lumi sulla classifica, poi magari andrò a vedere anche gli altri risultati ma per il momento do sfogo a quella che è la vostra gioia, la vostra, la nostra gioia la mia, quella del tutto lo staff di Terrana Time e di Terrana News e poi dai Terrana dice Gianluca Olivieri, Emiliano, uh, Emilio Mariani gli diamo De Tacchio e De Punta, forza Fere riferendo al gol appunto di Tacchio Maurizio Coccetta, un saluto a Maurizio, buona trasmissione Ivano. Un saluto a tutti, immense fere. Un abbraccio Maurizio. Eh, sappiamo che in questo momento sarai felicissimo come tutti i tifosi della Ternana. Vorrei salutare anche tutti coloro che poi stanno per rientrare a Terni. Ora saranno festeggiando sicuramente. Fabrizio primi dici e ora riempiamo il Liberati. Gianluca Cardinali, Grande Ternana all'inizio alcune scelte di formazione puntini 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 non giuste, non giuste per te giuste per Lucarelli perché se perché no, altrimenti non l'avrebbe fatte Dai Ternana, da una fera di Roma Gianluca Olivieri, Moreno Peciarolo bisogna crederci sempre an con ancora più entusiasmo Leonardo Semeraro siamo primi a 19 punti vanno in attesa di Bari Ascoli, Matti Rinaldi, squadra extraterrestre, chi gioca gioca, sommiamo. Renzo Giusti, oggi è il nostro anno, lo speriamo. Vittorio Marcelloni, una ternana commovente, grazie ragazzi, siete favolosi. Lucchi, Lucci Marco, questa squadra ha qualcosa in più di tutte le altre, non ho più voce, mi stupisce sempre di più questa ternana. Corrado mostruoso, ha fatto un paio di recuperi sulla finale di partita. Piero Salvati, il primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni, effettivamente ce l'ha avuto i partipilo, però eravamo, non eravamo lineati nelle azioni nelle ripartenze, non eravamo così brillanti. Poi un infortunio e una decisione scandalosa dell'arbitro, questi ne prendevano tre comunque e basta con le critiche, per favore. Stiamo lassù, dice Maurizio Grifoni in pieno dialetto ternano Sullo 0 a 2 dice Emiliano Feliciani: non mi preoccupo più. Visti i passaggi e i precedenti dice Euro Latino Sandro Foschi, bellissima la dedica di Ditacchio a Capuano. Sì, Ditacchio subito dopo il gol ha preso una maglietta, l'ha mostrata la telecamera, l'ha girata e dietro c'era il numero 19, il numero di Marco Capuano. Saluto, un abbraccio e un augurio davvero forte a Marco Capuano. analisa Piacenti, tanti cuori rossoverdi, verdi Luca la Serie A non deve essere un sogno ma un obiettivo siamo una grande squadra allenata da un grande allenatore Stefano, Pia... Stefano Nevi, la classifica piango, ciao Stefano non piangere, piangi di gioia naturalmente sono piante di gioia Stefano Caponi, ma Sorensen che gol e non si passa, tutte lui poi abbiamo Guriuk, Claudio, Costantino. Forza Ternana, tanti saluti da Dublino e quindi abbiamo anche amici che sono a Dublino Gilberto Agostini, 5 vittorie consecutive, altro record, credo sì, altro record. Spettacolari fere. Ciao, Ivano, un saluto. A quasi 80 anni si può piangere per una squadra di pallone, forza fere, penso di sì, Franco, visto anche un po' quello che è, quello che è la, la tua passione e l'amore per le fere. C'è Marco Iapadre che saluto, spesso nostro ospite. Eh, se di tacchio inizia anche a segnare, lo chiama Mancini. Eh, anche oggi ha fatto una gran partita. Devo dire che, insomma, <ride> è tanta roba, come direbbe il mio amico Riccardo, Riccardo Zampagna: tanta roba. Gabrio 68, grandissimi ragazzi. Angelo Nolano, ciao, Ivano. Avevo detto la Ternana si può, può lottare per la Serie A. Sì, aspettiamo, però se ci sente Lucarelli ci, 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 ci va a chiudere il canale. Sergio Costa con Moventi solamente, e per Massimiliano Solano, solamente Fantasmagorici. Gabrio 68 questa squadra non smette di entusiasmarci. Io vado avanti eh, perché siete tantissimi, però voglio darvi, voglio darvi spazio perché è bello, è bello... Gioire. Eh, visto che nel, nel primo e il secondo tempo eravamo abbastanza abbattuti. Roberto Ruggeri dai Stefano De Santis un primo tempo all'anno scorso, un secondo tempo alla quest'anno fa la differenza e si vede. Bella vittoria. Complimenti da Cosenza, Maurizio Anastasio. Grazie, poi eh, Daniele Martini oggi sembrava veramente una caccia alle streghe. Noi tiro palo, loro tiro palo. Portiere gol. Noi saltiamo. Euro Latino, quest'anno non ci ferma nessuno. Ciao da Santo Domingo, anche a Santo Domingo, siamo anche a Santo Domingo in diretta, eh. Amici di Terrana Time, di Terrana News. Antonio Caroccia, stratosferici. Poi Chiara Braghelli, forza Ternana e tanti cuori rossoverdi e tante fo e forza. Gabrio 68, anche se non andremo in là, quest'anno la squadra ci sta facendo sognare, questi ragazzi sono fantastici. Roberto Lubipliti, godo immensamente Forza Fere, Stefano Ferrara. Vorrei sentire qualche commento, magari qualche messaggio segnalato, se lo, da, lo fate sulla strada del ritorno da Benevento, qualche commento. E poi magari se posso metto anche in contatto con qualcuno. Grande gruppo ed ora avanti tutta. Forza ragazzi. Felice di Chiara da Gubbio, lo saluto caramente. Grandi, un Ternano che risiede a Gubbio angelo nolano cristiano eh, gabrio 68 la cosa più bella sono i ragazzi che entrano dalla macchina che danno l'anima sono immensi bravi è anche quello è il segreto ve lo dicevo proprio all'inizio della partita eh, il segreto di far sentire tutti i protagonisti ecco quindi l'ingresso di proietti in campo l'ingresso di gringhelli l'ingresso di paghera l'ingresso di giocatori che eh, non trovano spazio in continuazione però fanno parte di un gruppo e se tuteli il gruppo poi credo che fai anche cose importanti. Alessio Filipponi, stratosferici, Roberto Cacace, Forza Grandissime Fere, Da Sapri, Alfio Volpi, eh, Vittoria Assurda in un campo tradizionalmente ostico per la Terrana, dopo un rigore completamente inventato da un arbitro in malafede. C'è comunque da dire che la Ternana oggi al Vigorito non è stata impeccabile, sciocchi gli errori sul primo gol di Paghera, che non ha coperto il tiro del giocatore del Benevento, in ma in di della Pavera Iannarilli, che ha valutato male la traiettoria del tiro. Sul secondo gol sciocchezza di Palumbo che ha perso, eh, vabbè, e non, poi non eh, finisce qui. Bravi tutti i tifosi compresi, secondo Alessandro Rota. Cesar Gustavo Ghezzi, che spettacolo! Eh, Cesar Gustavo Ghezzi, un, un abbraccio davvero, un abbraccio carissimo a Gustavo Ghezzi che ci ricorda un po' il gol rifilato alla Perugia in quelle derby di tanti, tanti, tanti anni fa, era il 91-92 se non vado errato. Io godo perché a Perugia Rosica lo dice Ghezzi. E saluto a Ghezzi a Cesar e un saluto anche alla, alla signora e a tutta la famiglia, al figlio e alla figlia. Adesso non ricordo i nomi, però eh, è così. Comunque ci hanno dato l'ennesimo rigore contro, mai a favore. Sarà un caso, dice Gabrio 68. Vito Marcelloni, più forti anche del VAR e dell'arbitro. Alberto oh, e eh, aggiunge Perugino. Che per soddisfazione, grande fere. Armando Marcioni, Roberto Diamanti. Domani mettiamo un altro mattoncino verso la serie. A. Marco Cavallari, grazie Marco. Anche tu fai parte della uh, famiglia di Terrana Time e Terrana News. Sono commosso questa rimonta è un segno del destino a proposito chi sta seguendo domani a mezzogiorno al Moreno Gubbiotti di Narni la Ternana Femminile giocherà contro il Trento, ingresso gratuito chi vorrà potrà andare tranquillamente a sostenere le altre fere, quelle eh, in rosa e, e a questo proposito vi ricordo che ogni giovedì a Ternana Time, a Ternana News c'è un programma dedicato proprio a Ternana Femminile che si intitola Fere in Rosa Simo Terni, ciao Ivano, grandissima vittoria da vera squadra ribaltata contro arbitraggio a senso unico. Giannarilli, ti voglio bene. Sei il mio eroe, dice Simone Terni. Poi Marcacciani, eh, che ti dicevo di Bogdan. Eh, poi Paolo eh, Simoncini, lasciateci sognare. Una squadra sempre compatta, vere fere di cuore. Maurizio eh, Fausti, lavoro a Perugia, mi prendono sempre in giro perché sul camion ho no, la scritta luminosa. Con scritto Ternano Rossoverde, Forza Fere, l'Etrusco sta a meno 15. Fabrizio Mancini, Grandi Fere, Luca Pantaleoni, Grande Ternana, tutti allo stadio sabato. Fabio la Quadraccia, Grandi, grazie ragazzi. Tantissimi altri messaggi. E... E prometto che eh, li leggerò tutti però prima vi, mi devo fermare un attimo, prima perché voglio anche tentare un collegamento e quindi manderò un, un link eh, e poi anche perché è doveroso dar spazio ai nostri amici e sponsor linea quindi alla regia primo degli spot eh, ma abbiamo anche un secondo anch'esso importantissimo nostro spot il gruppo cidat è il più importante centro diagnostico polispecialistico convenzionato della asl umbria 2 garantisce qualità particolarmente elevate nelle prestazioni di diagnostica per immagini neurologia e neuroradiologia fisioterapia e riabilitazione odontoiatria Medicina del lavoro, medicina dello sport, endoscopia digestiva, cardiologia, CIDAT, da 25 anni, l'alta specializzazione in sanità a Terni. Oh, io ci sono naturalmente e fra pochissimo andiamo ancora avanti con i vostri messaggi. Ricordo questo splendido successo della formazione Rosso Verde che sotto dei 2 a 0. Nella, alla fine del primo tempo è riuscita, è riuscita a recuperare il, eh, lo svantaggio nel corso della ripresa grazie ai gol realizzati da Sorenson, da Ditacchio anzi da Pettinari e da Ditacchio quindi un 3 2 importante per, sicuramente per la classifica ma importante eh, soprattutto per eh, per coloro eh, che seguono per la classifica sicuramente ma anche perché per dare entusiasmo no? per dare un pizzico di entusiasmo in più alla, 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 alla piazza Ternana insomma quinta mh, vittoria consecutiva della formazione Rosso Verde se non vado errato la terza eh, consecutiva in, in trasferta quella di Parma, quella di Cittadella e quella odierna di Benevento insomma tanta roba tanta roba come dicevo prima direbbe l'amico Riccardo Zampagna allora, eh, leggiamo qualche altro commento, eh, vediamo dove eravamo rimasti, perché poi ricordarsi eravamo rimasti a Fabiola, credo. Eh, vediamo se riusciamo a trovarli, perché sono tanti. Eh, non vorrei poi salva, sal, essere tacciato di, eh, di non leggere qualche, qualche annuncio. Aspetta, eccola qua. Allora, adesso è la volta di Marco Santucci dei Magistris, no comment, solo lacrime di gioia e soddisfazione grazie a questi uomini con le palle, dice Marco. E poi Daniele Minutillo, ciao Cesar, un saluto quindi a Cesar Gustavo Chezzi che ci ha scritto appunto quanto, quanto eh, ci manca Cesar, eh? Silenziosi, ambiziosi, ma stu trattore sta arando di brutto, dice Stefano Romani. Daniele Martini sembrava veramente una caccia alle streghe noi palo palla in area loro palo palo palla sulla portiera e autogol loro rigore con gli annarilli che prende palla piena poi calcio d'angolo gol annullato perché la palla in area esce fuori dal terreno di gioco sembrava che per vincere oggi dovevamo fare sei gol è una partita che vale molto più di 3 punti Alfio Volpi sto godendo come un maiale primi in serie B Gabrio 68, non so se immaginare quando rientrerà Cesar, grandissimi, se vogliono fermare queste fere eh, in campo gli devono sparare, dice sempre Gabrio 68. Primo tempo, squadra sotto ritmo e male, regalato un tempo ma due occasioni da gol. rigore inesistente, Iannarilli ha toccato la palla. Secondo tempo, grande Ternana con gioco e qualità. Grande gol di pettinari, Ternana più qualità e contro tutti e tutti. Quota del 2 regalata. Campili Paolo, un saluto all'amico Paoletto Non hanno mai mollato, nonostante tutto. Rigore regalato. Luciano Gubbiotti, secondo voi, Giannarilli ha colpe sul loro gol? Beh, io per quanto mi riguarda, sinceramente, siccome era sul pallone, eh, si è affidato troppo praticamente deve aver battizzato il, il pallone fuori. E invece è stato sfortunato anche perché ha colpito il palo interno e, e praticamente gli è rimbalzato sul corpo. Quindi. Questa è un po' l'interpretazione mia, ma Anna Sini, Terrano Insuperabile, sono cinque. Ora avanti, tutta. Eh, Michela Modestino, Marco Cavallari, grande prof e grande uomo, eh, grande uomo. Fine primo tempo, ho detto: facciamo come al famoso derby, et voilà. Grazie, Michela. Francesco Carlini, stasera tutti al Garden. Se perde il Bari, mi faccio frate, dice Franco Mengoni. Sonia Castellani. E sono senza voce, da Narni credo mi abbiano sentito fino a Benevento. Grandissime fere. Claudio Bartoli, sto in arresto cardiaco. Vorrei sapere da Claudio Bartoli come giudica dire, il, gol, il palo gol di Subito dalla Ternana, perché lui che ha giocato in porta. Alfio Volpi, purtroppo sì, ha valutato male la traiettoria del tiro, c'è anche la complicità di Paghera che ha coperto male. Eh, Tommaso Dio ci aiuti, mamma mia, Ivano, non sai da Trieste come si gode, anche da Trieste, eccoli qua. Quanti sempre più rosso verdi in, in giro per l'Italia? Che emozione stellari che emozione stellari, forza ferre sempre. Andrea Lupi, io ti ringrazio, ma i grandi sono loro, non io. Io posso dare una mano per far sfogare un po' la vostra passione, la vostra gioia, il vostro entusiasmo. Grazie. Appunto a Ternana Time, anzi vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Ternana Time. Eh. Mi raccomando, fatelo, eh, è, gratuita, è gratuito, non costa niente, però nel, ci fate diciamo così, sentire più, più vicini a voi. Morena Costanzi, che fere? Pensavano di aver vinto, pensavano mai sottovalutare la Ternana, Questa, questo è carattere, avanti tutta così. Forza Fere di corsa, eh, Fausto Rossi e, beh, Ina. Io per carità, eh, grande Ivano Malgheresi, eh, sì, Davide Tallarico, che ho cresciuto di peso molto e anche di anni. Saluta la capolista, ciao, David Mauro Melchiorri, grande prestazione delle fere. Marina Ferri, magiche fere da una fera Moschette, mascotte del 71 su primo gol, meglio che non commento, dice Mauro Melchiorri. Eh, mi sembrava strano che non avesse nulla da dire sugli Annarilli. Luca Sala, immensi, stratosferici. Carlo Caramelli, guarda là quanti rec, rossoverdi si... Eh, si ritrovano su Terrana Time e su Terrana News. Davvero che piacere. Eh, il vecchio ragno, eh, vecchio nel senso di, di qualche anno fa, che è passato da quando giocava con la maglia rossoverde. Magici. Dice Carlo Caramelli: Un, un abbraccio, un saluto, eh, veramente speriamo di rivederci presto, Carlo. Ciao. Matteo Lo Storto, questa ternana prima di essere una squadra, è un gruppo e ciò fa la differenza. Che viene chiamato in causa dall'anima in campo, ci toglieremo soddisfazioni importanti, forza fere. Luca L., un'altra ternana o anche quella di inizio campionato sarebbe dopo il 2-0 uscita dal campo mentalmente. Questo è l'inizio principale che certifica una crescita esponenziale. Grandi, Fere, eh, l'indizio voleva dire, chiaramente. Eh, io ho letto, ma insomma. Eh, Pino Lucioni, purtroppo la partita non verrà omologata, non è stato ammonito Paghera. Eh, Danilo Francesconi al terzo gol mi sono commosso. Davide Tallarico, Rimini Rossoverde, Verde, Cristian Bernardini, ci stavo pensando anch'io. Siete immensi, dice Leo Lezzerini, tanto di cappello. Marina Ferri, grande personalità, grazie davvero, da una fera mascotte Doc. Claudio Bartoli, ecco. Giannarilli ha calcolato male la traiettoria del tiro, ha fatto un errore, può succedere, il rigore è inesistente, ha preso la palla piena, non ha colpe. Forse Ivano. Ciao Claudio. Eh, Andrea Rossi serviva ad andare in svantaggio per vedere il carattere della squadra risposta importante Emanuele Troiani non ci sono parole sembra un sogno eh, però piccola tirata di orecchie a Moro che non ha passato la palla a Donnarumma sul 2 a 2 vero? perfettamente ragione Emanuele Troiani io sto commentando così in diretta e non ho potuto nemmeno riflettere su quello che è, è, è stato lo sviluppo di quell'azione sì, lì in diretta ho detto anch'io eh, poteva servire sicuramente prima Donna Rumma, però eh, ha fatto il suo eh? per la Galeazzi da Parma. Una gioia immensa! Ci abbiamo messo la cazzimma Forza fere Michele mi si ricorda? Michele mi si ricorda, se non altro. Se ricordo bene se è lui, se non è che, se non è che mi perdoni, era un grande giocatore di, di pallamano. mano. Eh, grande Michele, veramente era fortissimo. Ivano e Ferre da serie, io un po' meno. <ride> le FR sono una serie A, ah, io, caro Michele, un po' meno. Eh, sì, la battezzata fuori per l'effetto. Dice Joker, grandissimi ragazzi. Comunque, aggiunge nel suo, nel suo messaggio: insomma, tantissimi messaggi. Grazie, eh, servite ancora, mh, mh, scrivete ancora. Io sono contentissimo e voi lo facciate eh, perché in attesa poi che arrivino anche i contributi da, 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 da Benevento, eh? speriamo che arrivino eh, abbastanza, abbastanza presto, e possiamo anche, eh, prego la regia di mandare magari in onda, anche se non si vede il mio viso non importa, di mandare in onda eh, qualche banner dei nostri amici e sponsor. E volevo anche segnalarvi, Due, due iniziative, una ve la segnala adesso e una più tardi. Martedì 18 alle ore 18 ci sarà presso la sede del eh, primo club rosso verde eh, in via Andrea Costa, una, un rinfresco per celebrare i 50 anni dalla fondazione del club stesso. Eh, parteciperanno Uh, i, i, i giocatori una delegazione giocatori, di giocatori dello staff tecnico dei dirigenti appunto della Terrana della Calcio, una ricorrenza importante uno dei primi, di, se non il primo club nato che ricordo faceva vedere addirittura le partite con la telecronaca di Michele Ridoliposi e le riprese di Raldo Inkes anche le partite esterne Praticamente eh, si andava in esterna, registravano, riprendevano la partita e poi la sera a circuito chiuso nella sede del, del, del club venivano eh, proiettate le immagini. Ricordo eh, che mh, questa, questa cerimonia ci sarà il eh, 18 martedì alle ore 18 in via Andrea Costa, la sede del primo club rossoverde. Tutti invitati e anche coloro che aderiscono, i rappresentanti del centro coordinamento dell'Anaclub Club, oltre a una delegazione di giocatori eh, tecnici eh, e dirigenti della Tenana Calcio. Allora, eh, purtroppo non ho avuto, vediamo se ho ricevuto risposta, no, eh, forse dovrò. Telefonare per farmi sentire eh, e quindi per avere questo questo collegamento, ma probabilmente si staranno festeggiando ancora in quella di Benevento. Rimasto male eh, Cannavaro, è rimasto un po' male eh, perché magari alla fine del primo tempo pensava di aver fatto la sua l'intera posta in palio e invece la ternana è stata davvero. Eh, ha disputato un secondo tempo davvero importante la squadra rosso-verde con tre gol realizzati rispettivamente da Sorensen che ha riaperto il match andando sul 2 1, il pari di Pettinari che era entrato appena in campo e poi il gol di, di Tacchio 3 2 e tutti a casa. Ternana con i tre punti, quinta vittoria consecutiva. Eh, è vero che ha subito due gol, ma oggi... E praticamente stabilisce un altro record, ovvero quella dai cinque successi consecutivi in Serie B, e poi eh, da 13 turni consecutivi e la Ternana è in gol in trasferta. Quindi, voglio dire, questo è importante, no? Anche questo è un, bel, è un bel segnale. Volevo vedere un attimo anche il possesso palla, spesso volentieri questo, questo dato. È motivo di, di dibattito fra me e lui giovanni io ho netto, eh, prova importanza al eh, praticamente al, al possesso palla per cui eh, voglio vedere però quanto è stato il possesso palla ce l'avevo eccolo qua possesso palla benevengo 22 minuti e 23. La possesso palla della Ternana 16 minuti. però la Ternana con il suo possesso palla di 16 minuti ha realizzato 3 gol. E il Benevento, con i suoi 22 minuti di possesso palla, ne ha realizzati solo due. I tiri in porta 7 del Benevento, 8 della Ternana. I tiri in porta del Benevento, 1 perché i calci di rigore non vengono conteggiati per la Ternana. I tiri in porta sono 6, quindi. Mh, Palle recuperate 10 dal Benevento, 7 dalla Ternana, i corner, i corner sono 4 a 4, la Ternana ha subito 15 gol, il Benevento 11, e 2 a 2 gli gli ammunizioni, e insomma, le ammonizioni, insomma le palle perse, 8 palle perse dal Benevento e 10 dalla, dalla Ternana, insomma anche gli assist, un assist per la Ternana, 0 assist per il Benevento fuori gioco uno per parte e questo è praticamente un po' il eh, ruolino di questa partita allora eh, vediamo faccio un, un, una comunicazione eh, quello che deve fare il nostro amico che stiamo per eh, per collegarci con lui eh, dunque quando vuoi puoi cliccare sul link facciuto in diretta eh? perché altrimenti <ride> sono da solo e quindi <ride> non posso fare non posso fare altro insomma allora ci siamo eh? andiamo ancora avanti dove no, eravamo rimasti a Joe Cocker dunque, Gabriele eh, eccolo qua abbiamo un amico Riccardo Corridore ciao Riccardo ciao di ritorno quindi da Benevento, già sei in macchina, immagino. Sì, sì. sì già sì. sono in macchina, siamo già percorsi una quarantina di chilometri. Senti, grande, grande terrana nel secondo tempo, ma soprattutto grande reazione, grande spirito, grande, grande coraggio anche, no? Vai sul 2-0 eh, con un gol in cui sì, forse sei in certezza di Giannarilli, il calcio di rigore è inesistente. Inesistente, il rigore Ecco so, quindi, dire quindi, so, ci, visto proprio sta, proprio. ci stanno tutti gli episodi per, eh, dire, far eh, crollare no, una, una giornata. E invece nella ripresa la solita ternana. Insomma, Riccardo, una grande ternana. Io voglio dire delle cose. Eh, L'ho detto pure prima dalla, dal mio gruppo. Eh, Lucarella all'inizio, qualcosina probabilmente ha sbagliato perché. Giocatore della quindi un giocatore rapido, ha messo in mezzo Sorensen e Bogdan, che sono stati in grossa difficoltà, specie Bogdan nelle ripartenze. Eh, ma nel secondo tempo ha corretto subito il tiro, è stato bravissimo eh, nell'aggiustare la squadra e soprattutto sul 2 a 2 non si è accontentato, è andato a vincere la partita. Insomma, perché è eh, un grande allenatore. Una grande mentalità. Eh, non era facile chiunque. Sul 2 a 2, con una classifica buona si è un tato come Lucelli a spingere. Giocavamo con quattro attacchi. Ma considera il vinto. Dire... Una squadra che Sì, sì, dimmi. dimmi. No, dicevo, eh, quello che dici tu è altrettanto è, è verissimo perché sul 2 a 2. Eh, lui stava per fare una sostituzione non conservativa, stava per fare una sostituzione eh, diciamo più offensiva. Stava... Esatto. Poi e... ha fatto gol di tacchio e ha cambiato, giustamente voglio dire. No. Esatto. Poi e... ha cambiato, eh, giustamente. giustamente. Era caldo, l'aveva chiamato per entrare mm. e poi diciamo, invece abbiamo segnato, ha fatto la scelta conservativa. E ha inserito giringhelli e proietti perché il cambio doveva essere proietti e falletti sì, e invece esatto. e poi ha aggiustato 3 a 2 certo ma è stata una tornana che è stata astraripante cioè, a un certo punto ho l'impressione che sia i giocatori gli attaccavano dei pesi di cemento dietro portavano dietro pure quelli perché palumbo straordinario per intensità per coraggio perché poi si vedono pure no, delle cose che magari dalla tv non si vedono quando è vero è vero eh, Io ho perso un po'. Mm. Perché purtroppo qui la, la linea va e viene, anzi. Eh, Dicevo, I ragazzi sono entrati in campo convinti, convinti, convinti di ribaltarla, perché si vedeva come sono entrati, convinti ci hanno creduto e, e hanno giocato una partita di rara intensità. Insomma. Mi immagino, anche... insomma, sì, sì, ti sento. Dico, immagino le, 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 le scene di giubilo dei tifosi alla fine, eh, ma tra noi, le altre cose hanno, stavamo... hanno incitato la squadra anche sul 2 a 0. Voglio dire, anche quando la squadra stava perdendo il 2 a 0. Eh. I, ragazzi, I ragazzi della curva che sono venuti hanno i, i tifato nello stesso modo, sia sullo 0 a 2 che sul 3 a 2, e questo è encomiabile io mi sento di raggiungere un appello perché col Genoa sabato è necessario che le presenze al Liberati siano pari a quelle del derby perché non si può venire a vedere solo Ternana-Perugia. Siamo primi in classifica aspettando il Bari da soli, io penso che sia arrivato il momento che i Ternani si stringano intorno a questa squadra, al tecnico alla società e a tutti perché a questo punto diciamo, rimanendo con i piedi per terra, se no facciamo arrabbiare Lucarelli eh, eh, a fare uh, insomma, e farla allo stadio. E volevo Bene. dire una cosa: mi permetto di sfruttare questo intervento per Prego. dimostrare la, la, la tifoseria Pimentana. Noi siamo buoni, si stavano liberati e prima già tratti in continente e alla fine si sono anche complimentati dicendo avete vinto con merito, complimenti, in bocca al lupo, speriamo che andate in Serie A. Queste sono state le parole dei tifosi che veramente hanno dimostrato una grandissima maturità perché il calcio deve essere questo, deve essere uno stato, si vede la partita seduti uno a fianco all'altro dove ognuno dice la questo è eh, un punto che accade anche in altre realtà, eh, pure da noi, insomma, in Italia. Bene, Riccardo, ti ringrazio tantissimo, buon viaggio e... Dire, è un conto viaggiare... Grazie. Grazie. Eh, si viaggia bene? Si viaggia bene con tre punti in tasca. Eh? D'accordo, <ride> <ride> io sono andata a Cittadella e abbiamo vinto. S andato appena, niente, abbiamo vinto ho detto proprio a tornare un video da cantare a Bari che deve essere è un casino <ride> Famo sacrificio, famo sacrificio. Ce lo ciao, un buona serata, buon viaggio. Ciao, Un ciao, abbraccio. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Ciao, caro, ciao. ciao. Grazie a Riccardo Corridore, quindi che era in collegamento dal dalla macchina, sarà cioè, ritorno praticamente dalla, uh, dalla trasferta. Eh, dunque, eh, vediamo. Eh. Dunque, dove eravamo rimasti? Bisogna che me lo segno, altrimenti non riesco. Uh, allora. Gabriele, perché questo l'avevamo letto godo da Roma e poi c'è Andrea Rossi se portiamo via punti anche con squadre Genoa e Bari allora possiamo dire che questa Ternana meriti la Serie A Marina Ferri, Antonio Vela vi aspetta in Serie A da un napoletano tifosissimo della Ternana Daniele Minutillo, godo ma volo basso, meno 26 alla salvezza poi fiato alle trombe Turchetti Gabrio 68, il calcio è un gioco di squadra. E Aterano lo sta dimostrando: un gruppo favoloso, una famiglia, devono rimanere così perché la strada è quella giusta per la grandi. Tutti le fere sono per cuori forti, dice: Andrata avanti, piedi per terra, però Lucarelli e Bandecchi ci consentano di sognare. Dai. Antonio eh, Abbinante dice: Le sfere, mm, poi Pierpaolo Marchioro Grande Terrana, classifica meritata. Alfio Volpi possesso palla 60% Benevento 40% Ternana. Siccome sì, dicevamo, noi abbiamo detto i minuti, ma percentualmente è questa, Fausto Rossi. Da Anzio, Forza Fere, Andrea Falasco eh, chi non salta, eh, vabbè, è un Perugino. No, io vorrei sal vorrei salutare l'amico mio. Eh, che ieri eh, mi diceva eh, in stretto, come dice lui: Slang Ternano, ma ma senza Capuano, senza Colibali, Maddannamo. <ride> Quindi a volte il calcio è impietoso: 2 eh, più 2 non fa mai 4 nel calcio. Poi ci, ci si può avvicinare per difetto o per eccesso, ma non fa mai 2 più 2 4. Andrea, Andrew Ferres un grande ferro dei Fossi Ternani yorkesi, anche da New York. Un saluto, eh, ospitatemi a New York e fammi fare un bel viaggetto si può iniziare a pensare in grande con umiltà. Simone Giovannini, ruolino non Rolino, la certezza che gioca contro le fere, anche se in vantaggio, non ha mai la certezza di vincere, perché le fere sono veramente forti. Azzurro Naples, eh, in un momento così delegato per benimento, vanno a prendere uno che ha solo allenato in Cina. parla naturalmente di eh, un messaggio, diciamo, contrario un po' all'assunzione di Fabio Cannavaro come allenatore. Gabrio 68, Andrew, metti fuori le bandiere a New York e fai conoscere le fere in America perché ne sentiranno parlare presto. Forza Tetana sempre, cuori Rossoverdi da Fausto Rossi. Ma che carattere aggiunge Forza Fere? Eh, eh, Jordan dice Lucarelli vattene, forse riferendosi insomma, a quei messaggi che erano stati propinati nel dopo Modena quando Atena ha perso 4-1. Fausto Rossi, ma che carattere e forza a fare sempre. Eh, Emiliano Mariani, ti, ti ringrazio. <ride> eh, io non merito la serie A, io voglio dire faccio un, un lavoro di manovalanza, diciamo, sono loro che meritano eventualmente maggiori soddisfazioni. Eh, Marco Calidori, lo volemmo fare questo centro sportivo? No, ora. Chi ha orecchie per capire, capisca. Semplicemente immensi. Grazie ragazzi per questo grande sogno che continua. Insomma, io mi aspetto tra le altre cose che qualcuno a Terni prenda posizione, no? <ride> eh, ordini, ordini professionali, eh, istituzioni, associazioni, ma possibile tutto questo silenzio anche sul centro sportivo? Non lo capisco, ma posso capire il progetto Clinica Stadio che rientra... In una logica con tante altre situazioni che entrano in gioco, interessi politici, non politici, economici, non economici eh, di parte di, di questa o di quella città, ma sul centro sportivo, ma le associazioni ternane, le categorie di associazioni ternane, le istituzioni ternane, eh, non parlo del comune, ma parlo di, delle istituzioni in generale, gli ordini professionali, ma vogliamo capire che crea. E, non, e crea fusti di lavoro e crea un giro anche economico non indifferente. Ma possibile tutto questo silenzio? È eh, veramente sottintende qualcosa. Eh, sottintende qualcosa, tutto questo interessi, Piero Cozza, grande Piero. Grande difensore, lo dico sempre: quando levo questo nome, non posso non dire grande, grande difensore. Questa squadra ha grande carattere. Ciao, Ivano, orgoglioso! azzurro naples eh, eh, avete meritato la vittoria per le scelte incomprensibili della società benevento. Fabio il fricchettone, non me svegliate, forza fere chi ti sveglia, tranquillo. <ride> Sogna, continua a sognare. Io da qua su a Perugia dice Luisito Buciarelli godo come un riccio. Uh, ciao dalla Luisito. Quadrini Alessandro, bisogna vincere anche fuori dal campo, Bandechi vai avanti con le ruspe a Colle dell'Oro. E lì avete si sì, d'accordo prima però. Oberdan Fantauzzi, Forza Fere dal Brasile, eh, Maurizio Armadori, Raul Moro e Corrado, quest'anno gli underforti ce l'abbiamo noi. Euro Latino, <ride> mi invita a Santo Domingo, sei mio ospite, grazie, <ride> ci penserò magari alla fine del campionato. Vabbè, o Santo Domingo non, non male. Eh? Non solo voi, Antonio Abinante, dice Massimo Maurini, non ho più parole per questa squadra. Marcello Manni abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra consapevole della propria forza eh, sì penso proprio che Benevento ha fatto un errore enorme sulla panchina questo è un po' il, il parere del, dell'amico di Azzurro Napoli allora permettetemi di, far, di eh, farmi rifiatare un attimo e, di, e quindi eh, anche perché volevo farvi vedere un po' di fotografie volevo vedere volevo vedere qualche cosa eh. Comunque noi eh, non, non ce ne andiamo, siamo qui, aspettiamo anche. Speriamo che arrivi presto anche il eh, collega eh, Vittorio Luzzi, che però è impegnato, eh, che io sappia, con eh, la, diciamo, con Sernana News a raccogliere quelle che sono le eh, della. Eh, come si chiama? Eh, le, le dichiarazioni del dopo partito. Sto fuori di capocchi anche io, eh, sto entrando in, 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 in confusione. Però mh, praticamente mi dissedo un pochino e sono di nuovo, di nuovo dato a voi per dare spazio alla vostra passione, al vostro entusiasmo e alla prestazione della, della Ternana. Davvero ci ha fatto un grosso regalo. Visto anche come stavamo messi alla fine dei primi 45 minuti di gioco, eh, vabbè, il calcio è anche questo: eh, se hai spirito di, eh, di, eh, di rassegnazione è un conto, se invece hai spirito di eh, mutare una situazione e, e ci credi, accade quello che è accaduto, che è accaduto oggi, pubblicità. Centro diagnostico polispecialistico convenzionato della ASL Umbria 2 garantisce qualità particolarmente elevate nelle prestazioni di diagnostica per immagini, neurologia e neuroradiologia, fisioterapia e riabilitazione, odontoiatria, medicina del lavoro, medicina dello sport, endoscopia digestiva, cardiologia, CIDAT. Da 25 anni l'alta specializzazione in sanità a Terni. Allora, giochiamo insieme, guardate quanto, quanto sono belli, eh? e che, che colori, e dovrebbe aver fatto caldo, vedo tutti a, a Torzonuto praticamente a, a Benevento. Questi sono i tifosi della Ternane, i tifosi che hanno incoraggiato la squadra dal primo all'ultimo minuto e anche sulla 2 a 0 si sono fatti sentire, hanno cercato di risollevare quella che è, eh, diciamo, il, di sollevare la mentalità, ma di sollevare anche eh, un pizzico di... Di, 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 di entusiasmo in più per cercare di raddrizzare una barca che stava perdendo per 2 a 0 e ci sono riusciti perché ha fatto quello che ha fatto eh, e quindi da questo punto di vista mh, sicuramente meritano il, eh, un, grande, un grande rispetto e un ringraziamento per quelli che stanno per quello che stanno facendo volevo dirvi poi di un'altra cosa eh, che il 26 di ottobre mh, viene, un, viene organizzata una cena per Rebecca la ragazza ternana che deve ricorrere a un'ulteriore operazione praticamente in quel, eh, in, quel di, eh, in America praticamente eh, ai primi di novembre quindi viene organizzata questa cena dal circolo ordinamento Ternana Club e il ricavato di questa cena andrà a beneficio appunto della causa di, di Rebecca, il sogno di Rebecca, questa ragazza sfortunata dal punto di vista appunto della salute, ma ha la fortuna di avere due, due genitori straordinari come, eh, come Simona e come eh, il, il papà eh, Graziano eh, e siccome eh, praticamente eh, servono del anticipare delle cifre per poter poi sostenere l'intervento viene organizzata questa cena c'è da segnalare anche l'asta messa eh, organizzata all'Atenana Calcio da, da domani da, già è in atto l'asta la, per le maglie con cui la l'Atenana giocherà nel, contro il Genoa perché già da adesso perché come dicevo prima bisogna anticipare delle cifre per poter partire per l'America altrimenti eh, se non dai l'anticipo non riesci nemmeno a ad essere operato in bocca al lupo davvero a Rebecca e cerchiamo di sostenere nel migliore dei modi questa, questa situazione un abbraccio a Rebecca un abbraccio anche a Simona e a Graziano allora vediamo Massimo Morini dice gli... vabbè eh, sì, vabbè, possiamo anche invertirla. La classifica Emiliano Domizzi Umbria del Sud vince ancora per la Galeazzi, sottintende tanta grettezza il silenzio. Parlavamo prima del silenzio, praticamente. Del... Ho un altro invito per l'America da parte di Valentino Corsi, Gianluca Pacifici e Anna Rilli. Sempre bravo. Oggi così, così dopo il primo tempo. Ho detto a mio padre: Oggi vinciamo. Che profeta! vinto una partita da Feracce, dai, è tutti allo stadio, Fabio Morpidelli. Eh, più che grazie mi sembra incapacità nel far valere gli interessi della città piuttosto che di un privato il no, il, il, Fabio Morbidelli si chiede dov'è il nostro sindaco Luciano Minicucci, ciao Ivano alle tante manifestazioni di gioia pervenute dalla, eh, da tante località unisco anche da Rimini i miei urrà fere ciao Luciano eh, poi la società tutta diceva Azzurro Napoli in riferimento praticamente anche alla questione del eh, come si chiama di, di, del Benevento e di Fabio Cannavaro. Eh, la Caleazzi, Fabio Morbidelli sono d'accordo. Terni deve rinascere. Poi c'è la società terrana. Dice Azzurro: Napoli vuole portare Terni in serie A, ma in serie B sono molto corazzate. Anche come è partito per l'A ma è in zona retrocessione, Michela Modestino. Purtroppo qui non si muove nessuno e questa cosa tra virgolette puzza dice Michela anche a me se seguiamo anche solo la pura logica è incomprensibile questo immobilismo ed a parer mio non solo per il centro sportivo guarda Perugia al di là dell'aspetto sanitario ma ci vorrebbero due ore di chiacchierata poi io ti posso invitare per un weekend in Abruzzo. Un po' di rossacini, due pallotte, cacio e uova, più un caffè speciale che ha già assaggiato, è vero, buonissimo, con relativa passeggiata tra i monti. Va bene, insomma, stiamo organizzandoci per la stagione prossima. Ho le, eh, abbiamo naturalmente non vengo da solo, eh, porto la moglie, eh, quindi Paola eh, viene con me. Massimo Morini, comunque questo arbio, se è arbi del Perugia, una la vince. Eh, Ivano, se puoi prendere un po' di pioggia, ti aspettiamo in Inghilterra. Gioie che valgono una vita, avanti, fere. Infatti, Alegi ci scrive da, 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 dall'Inghilterra. Che bello. Fra un po' dovrebbe arrivare qualche, qualche cosa, qualche intervista. Magari se, se qualcuno ce, ce, la, ce le, ce le eh, praticamente comunica. Noi eh, saremo sicuramente molto molto contenti eh, di questo. Eh, intanto eh, andiamo, do uno sguardo, eh, recupero l'iPad, eh. magari lancio un messaggio all'interno dello studio, che è poi casa, se eh, mi si può portare l'iPad, in modo che andiamo a vedere anche quelli che sono le, le, i risultati di oggi. No, perché abbiamo parlato tanto. E non, eh, e non abbiamo invece parlato eh, di quelli che sono praticamente i risultati dagli altri campi. Eh, allora, grazie. Eh, andiamo a trovare un sito che ci possa ragguagliare praticamente su questo, eh, mentre continuano a scorrere i vostri, i vostri messaggi. Siete tantissimi, vi ringrazio. Insieme a me, vi ringrazio anche chi poi... Ha il piacere di condividere questa esperienza di Ternana Time e di Ternana News. C'è un messaggio da parte di Piero Lazzari. Eh, non ho il numero di Lazzari, se mi mandi il numero vi faccio un collegamento. Stiamo tornando a Benevento ci stiamo godendo il momento. Dai, sono contento, sono contento. Eh, Piero Lazzari ancora che dice Grande Ternana un motivo un messaggio anche dei millesimi maria Augusta terrana stratosferica è riuscita a rimbalzare a rimbaltare, la, a rimbaltare la situazione partita da Cardio Palma forza fere e forza ivano ciao eh, anche a mh, mh, maria Augusta che tra altre cose insomma conosciamo molto bene ma ora credo che sia fuori Terni per eh, lavoro, eh, diciamo, in altre zone d'Italia. Allora, vediamo un po' se riusciamo a trovare questi benedetti risultati di questa giornata. Eh, no, queste no, eccoli qua. Giornata numero 9. Allora, ieri abbiamo visto, ieri sera, che il Venezia ha perso in casa con il Frosinone. Aspetta che, fu, che è andata via, eh. 6, 7, 8 e 9. Allora, Venezia Frosinone 1 a 3. Il Modena ha battuto il Como per 5 a 1. Mamma mia, che suonata! La... Hanno preso Fabricas a volte, no? dicevano che lì hanno. Fabricas. Hai preso Fabricas, ma hai preso anche 5 gol a Modena. Quindi quando si dice che un giocatore non fa assolutamente la differenza. È la, è la squadra, è l'organico, è la, la compattezza di squadra che fa la differenza il Palermo ha pareggiato in casa con eh, il eh, Pisa 3 a 3 il punteggio finale il Cagliari ha battuto il Brescia per 2 a 1 quindi Cellino ex eh, presidente del, del Cagliari ha fatto un po' le fortune del Cagliari eh, e ora è, è al, a Brescia eh, però eh, praticamente è stato battuto eh, poi Be Bari Ascoli 0 a 0 siamo al 43esimo minuto poi abbiamo il Parma che ha battuto la Regina per 2-0, quindi seconda sconfitta consecutiva. Seconda sconfitta, scusate, per la Regina. Se non la terza, poi magari controlliamo. Il Cosenza ha perso in cassa con il Genoa per 2-1. Il Cittadella ha impattato con la Spal per 0-0, quindi De Rossi sulla panchina della Spal è finita a 0-0. Poi il Benevento ha perso in casa con la Ternana, come abbiamo visto, e il Perugia gioca con il Sud Tirol domani alle 16.15. Questo praticamente è un po' la, la, quello che è la giornata odierna, il risultato della giornata, giornata odierna. Insomma, non, non è assolutamente, eh, sono, ci sono risultati non eclatanti eh? ci sono e come allora eh, altri altri messaggi eh, dunque eh, dunque ah beh azzurro napoletano dice dite qualcosa a quel tifoso ternano milanista che è venuto a insultarci a milano ma fra le altre cose non credo che eh, sia ora risiedano più a terni eh? Eh, per cui eh, certo mi hanno accaduto la signora figlia di nipote del genere Vabbè. Eh, organizziamo un pullman Michele allora eh, dunque eh, Simone venga sto godendo piangendo ridendo godendo piangendo mia moglie mi sta guardando per pressa attenzione questi sono momenti un po' particolari Maria Custa ci, ci dice che è vero, come dicevo è, è, risiede ad Aosta per motivi di lavoro, Michele, Mo, Michela Modestino, il, co, il Como 5 gol tutti da calcio d'angolo evidentemente sono preparati i giocatori del Como sui calci d'angolo sabato tutti allo stadio che prendiamo il volo, dice Massimo Maurini si gioca contro il Genoa, quindi è cioè una partita difficile, eh? una partita delicata, quindi Staremo a vedere comunque come eh, andrà a finire. Eh, per quanto concerne eh, praticamente eh, questa prima parte, credo che abbiamo un po' concluso, eh, nel senso abbiamo visto e ascoltato le vostre redazioni. C'è ancora Cesar, Cesar Gustavo Chezzi. Quest'anno è l'anno delle fere, sempre e solo Forza Ternana. Umbria è e resterà solo rosso verde. Oh. A Cesar, eh, io credo che sia lui perché vuol dire non è che eh, si, poi su YouTube quindi sicuramente è lui. Eh, quindi Cesar, grazie, grazie davvero. Eh, ti ringraziamo per l'affetto che nutri a distanza di tanti anni per la Ternana. Poi Andrea Chiaruzzi, erano anni che non ci sentivamo così. E poi Luciano Mastini. Quadrini Alessandro, subito Lucarelli dietro con il trattore. Francesco Lucci, Giovanni, stiamo mostrando i valori della squadra e della società di fronte a tutto e, e tutti. E io a questo punto, poi andiamo a vedere un po' il ruolino della, della squadra, della partita, no? Perché poi ne stiamo parlando, ma eh, magari chi si fosse sintonizzato eh, dopo andare a vedere quelli che sono il, il quello che è il ruolino di questa, di questa partita perché insomma ci ha regalato tantissime emozioni e, e quindi è giusto è giusto andare praticamente a commentare quella che è la, la partita una partita che è davvero stata molto ma molto eh, positiva per i colori rossoverdi perché oltre a vincere, credo che la Dernana abbia dimostrato eh, di avere il carattere giusto per poter fare eh, propria la partita. Quindi, onore e merito a questa squadra: onore e merito anche al coraggio del tecnico rossoverde e che anche sulla 2 a 2 praticamente è andato a dire ai suoi: andiamo a vincerla la partita. Eh, e, e, e anche, dimostrandolo anche con, con i fatti no? perché, perché stava mettendo in campo anche Falletti quando però è arrivato, è stato sfortunato Falletti, quando è arrivato il gol praticamente di Ditacchio di quindi Adrano è passato in vantaggio e a quel punto non poteva fare sicuramente altro il tecnico il tecnico Rossoverde quindi da questo punto di vista dobbiamo dire, il, dobbiamo segnalare il coraggio anche di Lucarelli sta guardando un attimo la classifica. Attualmente in testa alla classifica c'è il Bari e la Terana, ma c'è il Bari perché pareggiando la classifica in tempo reale da 19 punti al Bari, 19 punti alla Terana, poi a 18 la Regina il Frosinone, il Genoa questi punti tengono, tengono eh, è quella reale che tiene conto anche delle partite che stanno giocando, giocando ora poi abbiamo il Parma al 16 che sta risalendo pian pianino insieme al Brescia a 14 il Cagliari, il Modena a 12, si è tirato fuori eh, Tesser dalla situazione di pericolo bene ha fatto quindi la società giallo-blu a non esonerarlo poi Cosenza e Suttirol 11, Ascoli e Spal e Cittadella 10, Benevento 9 punti, pensate insomma il Benevento nelle ultime 5 partite tre sconfitte e due pareggi, il Venezia ha 8 punti come il Palermo, a 7 punti il Pisa, il Como 6 e il Perugia, ultimo in classifica con 4, però ricordo che il Perugia e il Suttirol hanno una partita in meno perché devono giocare domani. Alfio Volpi, mi stupisco dei commenti da parte Sannita dove sminuiscono la vittoria della Ternana affermando che ci hanno regalato e servito su un piatto di argento la vittoria, che non siamo stati trascendentali, ma ci sta. Beh, se non è stata trascendentale la Ternana, non l'è stata sicuramente nel primo tempo, ma mh, dobbiamo dire nella ripresa. E devo dire che... Mh, non voglio passare per, per capiscione eh, assolutamente, perché eh, si trattava solo di interpellare quelle che erano interpretare quelle che erano le frasi eh, di Cannavaro e quelle che eh, era, diciamo così, la, la, tra le riche, la lettura della conferenza stampa di, Luca, di Lucarelli. Quando un tecnico come Cannavaro ti dice che la sua squadra ha una domanda, ripeto, eh, di un operatore in conferenza stampa ti chiede. Ha chiesto a Cannavaro quale fosse l'autonomia da parte della squadra. Lui ha risposto 65-70% e su qualche giocatore anche il 40%. Questo significa che nella parte finale del match, la squadra dovrebbe, nonostante gli innesti che puoi fare, la maggior parte della, della squadra praticamente non è nella massima, nella massima condizione fisica. E quindi mh, è chiaro che nella, nella mia mh, enunciazione l'ho detta probabilmente ne, fa una squadra conservativa nella prima parte per giocarsi tutto Lucarelli nella parte finale immettendo falletti o immettendo Moro, ci sono delle registrazioni, non è che lo sto dicendo adesso perché poi è accaduto. E quindi devo dire che eh, insomma, da questo punto di vista l'interpretazione era eh, diciamo abbastanza mh, non dico semplice ma insomma la, la si poteva capire dopo la dichiarazione di Cannavaro e credo che la partita sia stata eh, proprio, proprio questo no? nel senso che la, la, la parte finale è riuscita dapprima a pareggiare e poi a vincere la partita con la consapevolezza di andarla a vincere ripeto perché mh, sul 2 a 2 un allenatore voglio dire giochi a Benevento contro una squadra che eh, può metterti in difficoltà porti a casa continui una serie positiva porti a casa un altro risultato positivo un allenatore qualunque probabilmente sarebbe anche accontentato ma non lucarelli perché eh, sul duo ha appena fatto il gol eh, prima del gol di Titacchio, ha eh, fatto scaldare eh, era pronto per entrare proietti e falletti fatto il gol di Tacchio. Eh, praticamente ha cambiato e eh, ha mandato in campo Proietti e Giringhelli. quindi questo sta a significare che ha cercato di vincere la partita fino, fino all'ultimo dice Massimo Morini ma vogliamo ringraziare il presidente e tutto lo staff eh, fine primo tempo a Bari lo sicuramente sì fino primo tempo a Bari Ascoli 0-0 comunque i cambi hanno fatto la differenza in primis di Achite per Maria Congio a Como, Azzurro Napoli dice tutti i tifosi comaschi sanno che Gattuso è andato in depressione, addirittura è in cura, me lo hanno detto a Como, quando c'era Como Comospalma, ancora Gattuso allenatore del Como. Oggi 5 gol. Su questo, questo Azzurro, eh, quello che dice eh, Azzurro Napoli, io sinceramente non posso condividere perché non so effettivamente quali siano state le problematiche o i problemi che hanno eh, costretto praticamente Jack e Gattuso a saltare le partite e quindi poi a cercare la risoluzione grandissima Terrana dice Mirko godiamoci questo momento importantissimo ora riempiamo lo stadio più del derby forza Fere, Lucarelli è stato perfetto nella lettura della partita Stefano Ferrara vi immaginate che la Terrana nel girone di ritorno come nei secondi tempi fa molto meglio dai e poi il e... Questo è Lucarelli, il livornese o un altro? No, è lui, <ride> è il livornese, è quello che, che allena praticamente la, che allena la ternana. E, avevo un numero di telefono, però non so se posso mandare eh, il messaggio eh, con il numero di telefono, eh, perché chiaramente per poter partecipare alla trasmissione... Eh, devi eh, recapitare un, un, eh, un link, altrimenti non puoi partecipare. e Credo di non avere memorizzato questo numero, tante cose. Adesso ho perso anche il numero di Pietro Leonardi, non lo ritrovo più e quindi boh. eh, Federico Benedetti, squadra con un cuore enorme. Eh, io aspetto sempre magari eh, notizie dalla, dalla comunicazione dall'ufficio comunicazione della calcio speriamo che arrivi presto qualcosa che possa uh, così possa illustrarci quale, eh, quali siano i giocatori che eh, sono credo che comunque in sala stampa siano andati pettinari eh, sorensen e eh, naturalmente eh, e Lucarelli che ha, ha tenuto la, la conferenza stampa. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo eh, attenderci, eh, attendere quelle che sono le dichiarazioni, appunto, di questi eh, nostri eh, giocatori e tesserati della, della Terra. Nel caso di Lucarelli, allora un po' di pubblicità e poi di nuovo insieme. Solo un attimo, ecco qua. Il gruppo CIDAT è il più importante centro diagnostico polispecialistico convenzionato della ASL Umbria 2. Garantisce qualità particolarmente elevate nelle prestazioni di diagnostica per immagini, neurologia e neuroradiologia, fisioterapia e riabilitazione, odontoiatria, medicina del lavoro, medicina dello sport, endoscopia digestiva, cardiologia. CIDAT, da 25 anni, l'alta specializzazione in sanità a Terni. Nuovamente insieme, eh, vi leggo le pagelle redatte dal collega di Ternana News. Eh, ricordo anche questa sinergia fra Ternana News e Ternana Time. Allora, Iannarilli 6 è il protagonista sfortunato prima l'autogol dopo il pallo di Teio, che aveva battezzato fuori, poi il rigore che ha portato avanti il Benevento per 2-0. Ma se nel primo caso possiamo pensare anche che un atteggiamento diverso magari avrebbe portato a un risultato diverso per il rigore, non abbiamo ancora capito cosa abbia visto l'arbitro. Per di più andandolo anche a rivedere la tv, a prescindere non era la sua partita. Mantovani sei in mezzo, la scelta ricade su di lui per non stravolgere troppo l'assetto difensivo rosso-verde e poi anche perché in un attimo la difesa passa da 4 a 3 senza dover fare sostituzioni. E infatti nel secondo tempo si piazza da centrale. Bogdan sei un tempo in cui sinceramente non è molto impegnato Lagumina a proposito lo dicevo prima ma cosa avrà Lagumina contro, contro la Ternana quando gioca la Ternana a parte che fa gol e quello ci sta perché gioca per un'altra squadra però la, la sua esagerata voglia di, di festeggiare è come se avesse qualche problema con la Ternana, come se fosse stato trattato male a Terni. Terni e la Ternana lo hanno lanciato nel calcio che conta perché lo ricordiamo quando è arrivato a Terni è praticamente era un eh, giocatore che usciva dalla primavera del Palermo e quindi ancora era praticamente uno sconosciuto. A Terni tra le altre cose è stato anche curato perché ha avuto un infortunio abbastanza anche grave. Quindi, boh, che cosa abbia. La Gumina viene presa in consegna da due giganti e a parte la prima occasione non riesce a essere mai pericoloso. Esce per consentire una spinta maggiore laternana sulla destra dal 46esimo di Achitese e mezzo, mette in mezzo al campo, anzi sulla fascia, tutta la sua voglia e, le sue, e la sua velocità. Prova a spingere, non sempre con la giusta precisione, ma questo atteggiamento spinge la laternana ad avere coraggio, alz, ad alzare il baricentro. Sorensen 7 e mezzo. È lui che suona la carica e che regala la speranza alla Ternana. Primo gol in campionato al posto giusto al momento giusto, come in difesa, quando fa sentire la sua fisicità in ogni contrasto. Vuole sentire l'avversario per poi provare a mangiarselo con l'anticipo. La Gumina, nonostante il gol sul rigore, ha un pomeriggio non semplice. Corrado 7, la gara parte timida, non la solita spinta a sinistra. Deve cercare di controllare in prota piuttosto che spingere. Controllare anche le spalle di Palumbo che ha libertà di offendere. Si trasforma nell'ultima mezz'ora quando ossa molto di più e con grande capabilità si fa prendere il pallone che poi pettinari scaraventa alle spalle del portiere paleari. Oltre a gestire con esperienza da veterano anche le iniziative del Benevento che si appoggiano spesso sulla loro destra. Cassata 6. È sempre molto duttile. consente alla Dena di mettersi anche al 3-5-2 nella fase finale del primo tempo. Ma non ha mai trovato la zampata giusta, ha bisogno però di tempo per ritrovare le sue giocate. Dal 72esimo Pettinari, 7 e mezzo al primo pallone toccato. Ha messo uno scaldabagno alle spalle di Paleari e ha rimesso la partita in parità. Che spettacolo! Gran gol veramente di Pettinari. un eh? Gran bel gol di Tacchio 7. Continua, diciamo. A me non tanto a meravigliare di Tacchio perché conoscevo un po' lo spessore del giocatore, già dai tempi del Pisa. Il suo gol manda in Paradiso Laternano, una sassata fuori area, nell'unico spazio disponibile. È il decimo marcatore stagionale, il totem al quale letteralmente si appoggiano i compagni nei momenti in cui bisogna difendersi. A Benevento è diventato quello a cui si sono aggrappati per festeggiare i suoi compiti sono quelli di fare da baluardo per i difensori il Benevento pericoloso non è quasi mai e così si è preso anche la licenza di segnare Paghera 6, dopo la prima giornata si rivede Paghera in mezzo, ultima da titolare a febbraio scorso vista la contemporanea assenza di Colleibali e Agazzi Lucarelli preferisce Palumbo in attacco e Paghera risponde con una prestazione tutta cuore, sostanza e testa dal sessantesimo Raul Moro, 6 e mezzo con la sua velocità e la sua qualità mette sempre in apprensione i difensori avversari avrebbe potuto gestire forse meglio qualche contropiete, ma rimane un giocatore che riesce sempre a calarsi con la mentalità giusta in gara. Eh, poi partipilo nel 6 e mezzo. Nel primo tempo è il più pericoloso della squadra, ma non altrettanto preciso. La prima vera occasione capita a lui, ma Paleari è bravissimo. Poi un altro paio di conclusioni nel primo tempo, una in fuorigioco nel secondo tempo parte come nel primo pericoloso ma non letale dall84 proietti in campo per difendere il vantaggio 10 minuti con il metto in testa Sì, il Tenanus non gli dà il voto io credo che per come è entrato in partita sicuramente un 6 e mezzo glielo darei Palumbo e mezzo, è il più vivace della squadra, quello che prova ad illuminare la scena con aperture, cross, passaggi filtranti che mettono i compagni, soprattutto Partipiro, davanti a Paleari. Se la linea di passaggio non c'è, se la inventa, perde il sanguinoso pallone che finisce con regalare il rigore al Benevento i rischi del mestiere. Donna Rumma, si vede 6,5, si vede pochissimo in primo tempo, pochissimi palloni arrivano davanti, più spesso lo vedi a rincorrere l'avversario cerca due o tre sponde interessanti soprattutto con partipilo non sempre riuscite nel secondo tempo avrebbe subito segnato ma il pallone di palumbo era uscito dispensa caramelline quando può dall'84 miringhelli senza voto stesso discorso fatto per proietti con una ammunizione in più e queste appunto sono le le pagelle di, eh, di, terrana, di terrana Time. E allora, uh, mm, mm, vediamo se c'è qualche cosa. Uh, prima, però, andiamo a vedere i vostri messaggi. Dai, che sono tantissimi. Uh, vediamo da possiamo arrivare. Da uh, eravamo rimasti. Uh, uh. Eh, Stefano Ferrara avevamo letto eh, ma, Federico Benedetti eh, questo qui eh, Federico Benedetti giusto dedicarlo al nostro grande Marco Capuano in bocca al lupo speriamo bene nel suo ritorno sì l'abbiamo detto prima però magari lo ripetiamo vale la pena di tacchio appena fatto gol è andato a prendersi una maglietta eh, con, nella quale eh, praticamente ha eh, che portava il nome di Capuano il numero 19 quindi dedica il gol di, di Tacchio a Marco Capuano. Ora dovrebbe esserci un altro dal nome, un altro rosso verde che io conosco benissimo. Un grande eh, a cui voglio, voglio un mondo di, di bene è come Ciccio Grabbi, l'Umbria è solo rosso verde Forza Ternana. Quindi, se è lui lo saluto caramente. Anche se non è lui, saluto ugualmente il Ciccio Grabbi. Poi Roberto Lucioni Super Ternana, Mirko. Su Canale 84, ovvero su M Eterni Televice, è andata in onda l'intervista di Lucarelli, Sorensen Pettinare e Cannavaro in ultimo. Quindi, fra un po' magari sapremo anche la trascrizione di queste interviste. Vorrei, eh, Roberto Luccioni ci chiede, ehm, però devo dire una cosa: io ero in, <ride> io ero in, eh, in diretta con voi e non l'ho vista. La partita era riniziata. Se sì, il pallone sul nostro gol annullato, ha completamente oltrepassato la linea di fondo. Eh, quindi non posso darti una risposta perché non l'ho vista e non ho visto nemmeno la sintesi Adolfo Tincano, squadra forte o Tincano eh, squadra forte e spietata, Gabriele Braghelli non dimentichiamoci chi siamo, il nostro grande obiettivo è quello di lottare ad entrare nei playoff, è un gradino in più dello scorso anno, tutto il resto è in più perché sono colori magici Sandro Foschi eh, sì, no, no, no mi piace, e quindi lo faccio, grazie Sandro comunque per i, per i complimenti eh, un saluto immenso da Daniele Minutillo a Ciccio Grabbi sempre nel suo cuore eh, dunque l'alternata secondo me dice Azzurro Napoli è solo inferiore alle retrocesse dalla A ma deve evitare i pre-off che creano problemi al mercato per la A queste sono le, eh, le vostre sensazioni e le vostre eh, delucidazioni in merito alla partita della Ternana vediamo se ci sono delle novità eh, comunque devo dire che siamo andati anche vicini a, a indovinare la formazione della Ternana, quella iniziale eh. l'unica eh, cosa che ci ha portato fuori posto eh, diciamo ci ha mandato un po' fuori è la, la conferma di Mantovani a destra e, e praticamente l'inserimento di Diachite dalla primo minuto per il resto, insomma, avevamo visto, visto sicuramente è giusto su quello che era l'andazzo della, della partita stessa. Quindi, che dire, eh, Bari 0-0 ancora per ora. Ma, insomma, eh, è vero, fa piacere essere primi in classifica, ma adesso non dobbiamo farci una fissazione, credo, di questa eh, partita fra, eh, del, del Bari. Voglio dire, poi quando finirà. Eh, poi daremo la nostra, eh, il nostro giudizio no? sulla partita stessa io intanto vorrei parlarvi un attimo del, eh, di, che, eh, di quello che era stato il rollino di questa, di questa partita e quindi volevo anche eh, leggervi eh, appunto quelle che erano state le varie situazioni del, del match certo parecchi ora parlano di di, di uno stadio liberato, liberati pieni, conto, pieno contro il Genoa, credo che lo merita la squadra e lo merita anche la società, no? che ha fatto sforzi notevoli. Allora, mi leggo un po' il ruolino eh, con le relative sostituzioni. Dobbiamo dire che nella Ternana vabbè, la formazione è quella che avete, quella iniziale, era quella che vi abbiamo proposto proprio all'inizio di trasmissione, ed è questa. E ve la faccio vedere e poi eh, però eh, Bogdan è stato sostituito da Diachite al primo e al secondo tempo al ventisettesimo è entrato Pettinari al posto di Cassata al quindicesimo e al secondo tempo è entrato Raul Moro al posto di Paghera al trentanovesimo Proietti al posto di Partipilo e eh, Ghiringhello al posto di Donnarumma queste le sostituzioni per quanto riguarda la Ternana per quanto riguarda il Benevento, eh, soprassediamo magari e passiamo ai gol. Abbiamo detto che il primo tempo si è chiuso sul punteggio 2-0 per il Benevento con il gol diciottesimo di Tello e poi Teio, e poi il gol sul calcio di rigore di Lacumina al 38. Nella ripresa al 13 Sorensen, al 29 Pettinari e al 35 di Tacchio. Poi dopo il 35 esimo ha controllato, probabilmente era un po' demoralizzata la squadra di, di Fabio Cannavaro. Cannavaro insomma due pareggi era reduce da due pareggi, e oggi, però, ha dovuto praticamente eh, alzare ban bandiera, bandiera bianca perché è stata quella che è stata eh, diciamo, la partita dei, dei rossoverdi. Allora, leggiamo che sono, uh, quella che è stata l'intervista che ha rilasciato in diretta ad M Eterni, Eterni Television, canale 84, l'intervista rilasciata da Lucarelli. Leggo testualmente poi. «Avevamo preparato una partita ad alta intensità perché se vai al loro passo fai fatica. Sapevamo che loro avevano grandi qualità di palleggio e che i passaggi arrivavano sempre a destinazione». Non so perché nel primo tempo non eravamo reattivi sui loro quinti, arrivavamo sempre in ritardo, forse perché sfiduciati dal fatto che siamo andati due o tre volte sul pallone senza riuscirci. La squadra poi si è ritrovata nel secondo tempo, ci siamo messi 3-5-2 dal quindicesimo, avendo le difficoltà sui quinti e abbiamo arretrato Palumbo». Nella ripresa ci siamo rimessi come eravamo partiti a livello tattico. Ero sicuro della rimonta perché andare avanti come hanno fatto loro è sintomo delle squadre col fiato corto. Ho detto ai giocatori che l'ultima mezz'ora l'avremmo dominata, sarebbe bastato un attimo e saremmo andati a vincerla. Bastava non prendere il terzo gol. E diciamo un po' la lettura che davo. Io, eh, prima della partita stessa, eh, quando si nutrivano dei dubbi sullo schieramento del non perché Moro eh, dall'inizio e non perché Palumbo a centrocampo, anziché eh, praticamente in quella posizione sulla stessa linea di Partipilo. Sul rigore, dice Lucarelli, mi viene da sorridere perché l'arbitro ha sfidato la legge fisica. Sono mesi che a noi non ne danno uno, poi ne prendiamo uno così. Quando l'ha assegnato, ho cercato di calmare i ragazzi perché ho visto il VAR pronto. Ho detto loro di stare tranquilli perché l'avrebbe tolto. Invece ero talmente eh, talmente incredulo che ho chiesto al quarto uomo se potevo andare negli spogliatoi. Sul 2-2 a 2, la Terrana conosce solo un risultato. Come è accaduto a Parma. Crederci fa parte del nostro metodo. E lo ha dimostrato, come dicevamo prima nel momento in cui. Nel momento in cui ha segnato di tacchio, no? prima del gol di, di tacchio era pronto Falletti a entrare in campo per, per cercare appunto di vincere la partita. Non era contento del 2 a 2. Poi il gol di, di tacchio eh, del 3 a 2, quindi la Terrana eh, ha cambiato. Lucarelli ha cambiato e ha messo praticamente in, eh, in campo altri giocatori. Vi ricordo intanto il, eh, che martedì 18 alle ore 18 in via Andrea Costa nella sede del primo club Rossoverde ci sarà la, una, un rinfresco per festeggiare i 50 anni eh, dalla fondazione del primo club Rossoverde invitati eh, parteciperà una delegazione dei giocatori del, eh, di giocatori e dello staff tecnico oltre che dirigenziale della Ternana, oltre ai rappresentanti del centro coordinamento della Ternana, Ternana Club. Credo insomma sarà un'opportunità per festeggiare i 150 anni eh, del, del Club. Eh, okay. Cristiano Maria Pavarin dice che carattere. Dunque, Umberto Paci, i nostri valori quali sono? Quelli del primo tempo? Quelli del secondo? Eh, questa è la, la domanda che si fa e credo che se la debba dare anche da sola. Da solo. Daniele Minutillo eh, dice 0-0 ancora per Bari. Eh, dunque, eh, la Terrana quindi gioca la prossima in casa, lo diciamo all'amico di, di Napoli. Ragazzi, dice Marco Caneva, eh, colibali che ha fatto, ho potuto seguire poco. Marco Caneva praticamente, eh, eh, colibali, scusa, eh, ha avuto un eh, problema in allenamento. Eh, Lucarelli ne ha parlato ieri, eh, subito dopo la conferenza stampa, a microfoni spenti, dicendo che prima di partire avrebbero sottoposto il giocatore a, una, a un esame. L'esame evidentemente non ha dato per eh, non scongiurare i rischi di un suo eventuale, eh, eh, suo eventuale impiego e quindi si è preferito lasciarlo a casa. Quindi, però, dirti l'entità del danno non so dirtelo, eh, come non lo sanno credo nemmeno i colleghi, perché non c'è una comunicazione ufficiale da parte della società Rossoverde. Quindi, questo per quanto riguarda. Eh, il, ehm, il fatto su Colibali oh, dunque eh, l'altro um, giocatore che eh, si è presentato ai microfoni di M eh, Terni Television canale 84 il direttore del digitale terrestre è Sorensen autore delle gol che ha riaperto la partita e direi eh, uno dei migliori in campo anche oggi diciamo che è veramente è una una dica dietro il giocatore danese diceva: Ha detto, ha rilasciato questa dichiarazione. Sorensen. Già la settimana scorsa era andato vicino al gol, ed oggi finalmente ci sono riuscito. Sono andato sul secondo palo, me la sentivo che sarebbe il portiere, che il portiere sarebbe andato a toccarla lì. Mi sono fatto trovare pronto. L'intervallo abbiamo lasciato. L'intervallo abbiamo lasciato, pensato molto al primo tempo quando siamo stati troppo passivi. Abbiamo lasciato spazi indietro, ci hanno preso in velocità, sia sul gol che sul calcio di rigore. Nella ripresa siamo stati più corti e veloci. Essere più aggressivi è questa la strada da seguire. L'omaggio a Capuano con la maglia è una grande persona, prima. Prima che un grande calciatore ci mancherà e non vediamo l'ora di riabbracciarlo. La classifica, mancano altre partite, è ancora molto lunga. Pensiamo dobbiamo salvarci a 40 punti. Siamo a 19, insomma, un bel, un bel passo in avanti è stato sicuramente, sicuramente fatto. E questa era una, uno stralcio dell'intervista dell che eh, Sorensen ha rilasciato ad Alessandro Laureti. Con le riprese di Fabrizio Tramontana ad AM Terni Television, canale 84 del digitale terrestre. Eh, che vi ricordo, domani sera sarà in diretta con il bar dello sport alle ore 21 e che lunedì sarà, sarà in diretta. Il sottoscritto, eh, Il sottoscritto, praticamente, condurrà il programma Luci Alliberati alle ore 21 e 30. Ricordatelo, un appuntamento da non perdere, almeno spero che sia un appuntamento da, da non perdere Giovanni Maggi, ottimo risultato ma la difesa del primo tempo preoccupa beh, lo ha detto anche Sorensen Lorenzo Castellani, sempre forza terrana eh, avevo capito, l'avevo intuito che forse il figlio Lorenzo del, de, di Mario, eh, del Bar Margherita e di Simonetta che eh, quindi vorrei che Lorenzo li, mi li salutasse e mi li abbracciasse veramente è un è un piacere eh, aver sentito Lorenzo e aver nominato appunto Simonetta e Mario. Eh, lavoravo a due passi praticamente dal Bar Margherita, e si andava lì a far colazione. Grazie sempre alla gentilezza sia di, di Simonetta che di, eh, che di Mario. Mario, tra le altre cose, eh, molto spiritoso, molto simpatico. Allora, abbiamo, visto, abbiamo letto l'intervista di Lucarelli, abbiamo letto l'intervista di Sorensen, e le interviste sono state rilasciate praticamente ad AM Terni Television in esclusiva, canale 84, appunto il digitale terrestre. Eh, avrei anche dei, dei video, ma eh, meglio non rischiare, meglio non mandarli, e quindi rispettiamo quello che è il, eh, così, quelli che sono i diritti. Che sono i diritti per, eh, che detiene appunto AM Terni e Television, canale 84, il digitale terrestre. Allora siete sempre in tanti e vi ringrazio, vedo tanti, tanti apprezzamenti. Eh, però vorrei invitarvi ad iscrivervi al canale di YouTube, è gratuito. L'iscrizione è gratuita, per cui non si paga niente. Basta andare su YouTube, cercare Terrana Time e cliccare sulla campanella. Fatto, quindi si perde anche pochissimo, pochissimo tempo. E noi ci fate contenti, insomma, perché. È un, è un segno di, di vicinanza, un segnale di, di affetto eh, che sicuramente eh, gradiamo e quindi eh, andiamo avanti così. Allora, eh, ragazzi, io eh, vorrei anche eh, vedere se ci sono altre, altre situazioni. Eh, perché mi piacerebbe anche proporvi l'intervista di, di Pettinari, però forse c'è da aspettare qualche cosa perché i, i colleghi praticamente di Ternana News eh, la, la, la stanno sbobinando quindi tra pochissimo avremo anche l'intervista di, di Pettinari, Pettinari che lo ricordiamo appena è entrato in campo ha fatto, ha fatto un gol e eh, eh, che gol, gol veramente d'antologia sarà contentissimo sicuramente eh, Luca Giovannetti che è un, eh, un, 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 un grande stimatore eh, del, eh, del numero 32 della Ternana, che rientrava insomma, eh, la passata scura per più di 40-45 giorni con quell'infortunio, eh, quella lesione alla, alla costola. Fortunatamente, insomma, risolta. E una volta risolta, ha ripreso il suo eh, andazzo naturale, ovvero quello di far gol. Eh, e ripeto una cosa e che sono convinto che poi i giocatori della dell'Atennana praticamente l'abbiano capito, recepito questo messaggio è importante sicuramente avere una squadra forte, è importante avere una squadra di, di carattere una squadra con doti tecniche ma è altrettanto importante avere un gruppo compatto, un gruppo coeso un gruppo che non si non è che non si sfaldi che non, si, che non prenda Voglio dire, di malo modo, quelle che sono le decisioni dell'allenatore, dell perché credo che i grandi gruppi sono quelli che, in cui i protagonisti si eh, sentono eh, partecipi del, del progetto, al di là se giochino 10 minuti, 15, 20, 30 oppure eh, una partita intera. Eh, chiaro a tutti piace giocare a tutti piace mettersi in mostra però l'interesse generale è sicuramente quello di mettersi a disposizione e essere pronti quando si chiama in causa e per facilitare anche la gestione del gruppo da parte della tecnica rosso Verde. e credo che su questo versante eh, le, alcune decisioni di oggi eh, siano figlio, figlie proprio di questo modo di, eh, di pensare nel senso che eh, tenere tutti Saldi, compatti e farli sentire eh, protagonisti eh, di quello che si sta facendo. Credo che l'Ucarelli, da questo punto di vista, eh, stia facendo davvero un eh, lavoro favoloso. Allora, pubblicità mi disse un tantino perché sto parlando anche troppo. Domani mattina, fra le altre cose, ho un, eh, un impegno importante nel senso che eh, ci sarà la telecronaca. <coughs> importante anche questo, eh. Eh, si è fatto sempre con grande passione, eh, tutti i lavori, tutti, tutto quello che si fa praticamente è, è importante. E devo dire quindi domani alle 12 ricordo che ci sarà questa partita della Terrana contro il Trento, della femminile, al Moreno Gubbiotti, un orario insolito alle ore 12, probabilmente per permettere alle ragazze di Trento di tornare in tempo utile. Appunto a Trento, eh, quindi non è in piena nottata, ma insomma in un orario accettabile. e La partita eh, è gratuita la presenza lì al Moreno Gubbiotti, magari con bandiere e, e cori. però per chi volesse eh, seguire la partita, ci sarà la diretta gratuitamente su Eleven eh, a partire dalle 11.55 e io eh, sono stato incaricato di effettuare la telecronaca quindi devo stare in forma per, eh, per domani mattina con, con la voce pubblicità andiamo a trovare i nostri amici dai troviamoli andiamo a trovare eh, ci fa piacere sempre condividere con lui con loro questi CIDAT è il più importante centro diagnostico polispecialistico convenzionato della ASL Umbria 2. Garantisce qualità particolarmente elevate nelle prestazioni di diagnostica per immagini, neurologia e neuroradiologia, fisioterapia e riabilitazione, odontoiatria, medicina del lavoro, medicina dello sport, endoscopia digestiva, cardiologia. CIDAT, da 25 anni l'alta specializzazione in sanità a Terni. Verde Terni, una mostra che si protrarrà fino al 2 ottobre con circa 300 esemplari di piante grasse provenienti da tutto il mondo, America centrale, America latina, Africa centrale, Africa meridionale. Eh, una, un vasto assortimento di piante grasse eh, che ci sarà comunque poi anche alla fine della mostra, eh, dove troverete sempre un vasto assortimento di succulente e cactacee. Allora, eccoci qua, nuovamente insieme e per eh, un po' la parte finale del nostro pomeriggio. Eh. Eh, e allora, andiamo a leggere gli ultimi messaggi in modo che... Eh, il il Bali sta perdendo. Vabbè, comunque, vediamo dopo. Eh, C'è eh, Lorenzo Castellani, abbiamo letto. Uh, gol dell'Ascoli, dice Vincenzo Ranieri. Lo stesso Jordan è vero che non ce ne frega niente, però Dionisi l'ha messa dentro. Era un periodo un po' sfortunato, del, sfortunato non felice per, il, per l'Ascoli che è, ora sta vincendo con il Bari per 1-0. Alla difesa del primo tempo non la vedremo più. Bogdan non funziona con Sorensen, molto meglio Mantovani in quel ruolo con Sorensen, secondo appunto Quadrini e Alessandro. Eh, per quanto riguarda il eh, Michele Modestino, il Bali ha appena preso il gol. Non so se ci sia il, il VAR eh, perché vedo che Jordans eh, dice il VAR eh, probabilmente vorrà così farci capire eh, che magari sia, abbia subito gol, eh, ma c'è il VAR che sta controllando. Non lo so, sinceramente non so che dirvi. Io direi di fare una cosa e come insomma. La partita è terminata da diverso tempo. Siamo in diretta da un'ora e 40. Con... Annullato il gol. Infatti, c'era il VAR annullato il gol dell'Ascoli quindi sempre 0-0. Questo è quello che ci riferisce appunto Vincenzo Lonieri. Grazie agli amici che ci tengono aggiornati su, su tutto, e... facciamo una cosa. Se eh, lo ritenete opportuno, ci rivediamo questa sera intorno alle, alle 9 quando avremo magari 9, 9 21, 21 e 15, quando avremo anche eh, i contributi che l'ufficio comunicazione della Ternana eh, poi ci eh, manderà e quindi se avremo questi contributi potremo magari eh, ulteriormente eh, vederci nuovamente, eh, però con beneficio di inventario, nel senso vi arrivo a casa semmai sul vostro eh, telefono l'avviso del eh, del collegamento eh, perché se non ci sono eh, testimonianze eh, se l'ufficio comunicazione non eh, della Ternana non, eh, non riceve da chi organizza l'evento praticamente la conferenza stampa dei due tecnici è inutile poi magari eh, fare il collegamento perché abbiamo detto tutto quello che c'era da dire però vi ricordo che martedì avremo il collegamento con eh, Fausto Forgia il programma con Fosso Forgia che, con cui approfondiremo i temi della partita di, di oggi è chiaro che è chiaro che, che al momento eh, diciamo ancora a caldo senza aver riflettuto su quella che è stata la partita diventa difficile magari concentrarsi su quelli che sono i temi i temi cari e, e, e più evidenti di questa partita certo anche oggi comunque il tecnico ha mostrato di essere eh, efficace nelle sue, nelle sue eh, eh, decisioni e soprattutto anche in corso di, di partita, insomma, con le sue, con le sue decisioni. Faccio un ultimo tentativo per vedere se è uscita l'intervista di Pettinari eh, e poi magari vediamo eh, se è uscita anche l'intervista di Pettinari, e no, non c'è l'intervista ancora di Pettinari, per cui evidentemente il collega di Dernana News staranno ancora eh, cercando di sbobinare quelle che sono le dichiarazioni di Pettinari che ha rilasciato praticamente all'esclusivista, eh, all che lo ricordiamo, è AM Terni e Television, canale 84 del digitale terrestre. Allora, grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. È stato un bel pomeriggio sicuramente, eh, in cui abbiamo dapprima appenato. <ride> eh, nei primi 15 minuti dobbiamo dire che la partita è stata pur non creando pericoli. È stata di marca del Benevento. Poi la Telana aveva preso il sopravvento. Una grande parata di paleari aveva impedito a Partivilo di passare in vantaggio. Poi il palo colpito dalla Ternana, ma successivamente, poco dopo, c'è stato sull'azione successiva, c'è stato il palo eh, interno e il pallone che ha colpito il, il, il corpo di Giancarilli ha terminato in rete 1-0. Poi il calcio di rigore 2-0, calcio di rigore inesistente. Eh, devo dire che anche l'atteggiamento dei giocatori del Benevento non, non mi è assolutamente piaciuto perché ogni volta, soprattutto nel primo tempo, sembrava che stessero costantemente alla ricerca della perdita di tempo, ogni volta che erano a terra, che c'era un fallo, praticamente si stava a terra, si cercava di protestare con il direttore di gara, si cercava la munizione del, dell'avversario, si cercava appunto l'intervento dello staff sanitario, sembrava quasi per perdere tempo, anzi non sembrava quasi, forse era proprio per perdere per perdere tempo e da questo punto di vista insomma, l'atteggiamento non, non, eh, non mi è piaciuto sicuramente eh, dicevo quindi poi il 2 a 0 con un rigore inesistente dato da un, un fischietto inadeguato per la serie B eh, e pensare che ha arbitrato anche in serie A ma tutte le ciambelle riescono con il buco eh, la professionalità non è, non è che risieda in tutti quelli che sono i direttori di gara poi però, nella ripresa è venuto fuori il carattere della Ternana. Prima il gol annullato da Donnarumma, poi il gol di Sorensen che ha riaperto la partita, mandando, facendo perdere quel gol di, di Sorensen. È stato importante perché ha fatto perdere le certezze al, al Benevento, e ha dato la stura alla, invece alla, mh, alla voglia di eh, ribaltare la situazione, o quantomeno di riprendere la partita. Da, della Ternana e la Ternana ci è riuscita perché ha giocato meglio del, del Benevento perché è sembrata più fresca atleticamente del Benevento eh, perché Lucarelli ha rivisto e corretto la squadra e come sempre le sue mosse in, a partita in corso sono decisive determinanti e ci è riuscita anche perché Pettinari ha fatto un gol straordinario e ci è riuscita perché non si è accontentata del 2 2 su un, su un campo difficile contro un avversario sicuramente non al 100% della condizione ma molto insidioso come può essere il Benevento non si è fermata eh, non si è accontentata del 2-2 eh, è andata alla ricerca del gol del 3-2 con Lucarelli che era pronto a gettare nella mischia anche Falletti per cercare di vincere la partita dopo aver gettato nella mischia Moro e quindi, magari potendo contare su due elementi freschi, brevi linei, rapidi, veloci e direi con una certa capacità realizzativa, soprattutto Falletti, e ci è riuscita proprio per tutti questi fattori messi insieme e tutto sommato. Credo che nessuno possa recriminare sulla vittoria della Ternana, eh, una Ternana che ha incamerato la quinta vittoria consecutiva, una Ternana che ha segnato per la tredicesima volta in trasferta almeno un gol. Eh, che dire, eh, credo che sono questi i numeri di una Ternana eh, che al momento sta dando soddisfazione ai propri tifosi. Quindi, eh, prepariamoci perché possa essere una partita, diciamo, in cui eh, i tifosi, come hanno fatto oggi, in ben oltre 500 hanno dato una mano incredibile sul 2 a 0. Non è che hanno, si sono eh, così appassiti, ma si sono appassionati ancora di più. Hanno dato un, eh, un coraggio alla, alla squadra, l'hanno sostenuta e il. Il premio è il, sicuramente eh, la vittoria e i tre punti che consentono a questi 500 ragazzi o, o ragazzi o meno ragazzi più o meno adulti quindi di tornare a casa felici e contenti per la vittoria delle ferie io vi ringrazio davvero siete stati tanti che avete partecipato e come sempre eh, forza Ternana e mi raccomando sostenete la causa di Rebecca la cena il 26 di ottobre è eh, organizzata al centro coordinamento del NACLEB. La cena costa 20 euro, ma a parte del ricavato, detratte quindi le spese, andranno alla causa di Rebecca che si dovrà sostenere un altro intervento in, in America. Un intervento costosissimo, la degenza in ospedale costosissima, eh, e quindi urge aiutare sicuramente questa famiglia ternana lo fa anche l'ana con la messa all'asta di con la messa all'asta di delle maglie con cui i rossoverdi giocheranno la partita con il genova eh, e viene fatta già questa prima della partita quest'atta perché c'è bisogno di un uh, importante anticipo da corrispondere all'ospedale per poter eh, partire ed essere certi dell'intervento da effettuare, un abbraccio a Rebecca, un abbraccio a tutti voi, e davvero Forza Ternana. Grazie per essere stati con noi, in, compagnia, in nostra compagnia. Il più importante centro diagnostico polispecialistico convenzionato della ASL Umbria 2 garantisce qualità particolarmente elevate nelle prestazioni di diagnostica per immagini, neurologia e neuroradiologia, fisioterapia e riabilitazione, odontoiatria, medicina del lavoro, medicina dello sport, endoscopia digestiva, cardiologia, CIDAT. Da 25 anni l'alta specializzazione in sanità a Terni. Per chiudere e chi ti arriva ti arriva lui Vittorio Luzzi, e <ride> allora non può non può chiudere assolutamente. Quindi riprendiamo. Abbiamo perso, voglio dire, parecchi se ne sono andati perché la trasmissione avevo detto che era terminata. E però non eh, in vantaggio. Comunque con simici, stavolta è buono dice Vincenzo Ranieri, eh, quindi eh, Lorenzo Brugioni un saluto da Fere eh, Roma di ritorno da Benevento. Gra grazie. Allora, più sì, della no. il più giovane della compagnia a lei il, il piacere di effettuare il commento di questa partita dopo che hai lavorato per Eterna News e eh, hai riportato quelle che appunto erano le interviste rilasciate. Eh, su AM Eterni Television, canale 84 del digitale terrestre, è diciamo eh, doveroso no? eh, citare l'emittente ternana di Americo Marzi eh, che appunto era a Benevento a raccogliere in diretta e in esclusiva le interviste del dopo partita. Insomma se è grazie a AM Eterni Television se sappiamo, se conosciamo eh, io l'ho fatto per tanti anni ero l'unico referente praticamente che raccoglievo le, eh, le interviste e ora le raccolgo le raccolgono altri da casa e io, e io citando la fonte naturalmente le riporto a te la linea non parlo più vai mi rimango eh va, so, immagino che abbiate parlato comunque abbiate approfondito no? Quelle che sono state le tematiche di questa partita Ternana che dopo il primo tempo sembrava Sembrava in difficoltà Ivano, sia sul piano del gioco sia sul piano tattico. Anche lo stesso Lucarelli in conferenza stampa, il microfono di a Nicolai television, ha parlato proprio della difficoltà di andare sui quinti del Benevento. Eh, una partita che sembrava, diciamo, nel primo tempo essere decisa da questi due episodi, questo, eh, Lonzo, insomma, questo di questo collonso, insomma, questa autorete di Giannarilli e poi questo rigore. Eh, di cui anche Lucarelli effettivamente ha dei dubbi, nutriva dei dubbi, perché aveva chiesto al quarto uomo di ritornare negli spogliatoi proprio per la rabbia, diciamo. Anche perché, come ha detto Lucarelli, sono 7-8 mesi che la ternana, non, la ternana non viene fiscata un calcio di rigore. Secondo tempo, Ternana trasformata sia sotto il punto di vista del gioco, ma anche e soprattutto sotto il punto di vista mentale. Benevento. Sapevamo, ma perché in realtà ce l'aveva detto Carnavaro che nell'ultimi 30 minuti avrebbe concesso qualcosa sotto il piano fisico? Eh. E si è visto perché la Ternana dal sessantesimo in poi, ha fatto tre gol. Il primo, Sorensen, bravo a ribadire in rete questa smanacciata di Baleari su, su, su questo calcio piazzato di Palumbo. Fa questo tiro cross su cui comunque il portiere Campano ha provato un po' a rimediare, ma poi è stato bravo Sorensen a insaccare. Dopodiché, il gran gol di Pettinari, questa girata a due tocchi, fondamentalmente, questa palla piazzata nell'angolino fino a destra, un, veramente un gol di, di pregevolissima fattura, e anche il gol di Titacchio, boia, quasi, quasi surreale. A me è sembrato una partita quasi surreale, diciamo, Ternana che, che vola sulle ali dell'entusiasmo, adesso. Aspettiamo quelle che sono le notizie che arrivano da Bari. Se il Bari effettivamente sta perdendo, la Ternana si conferma prima in classifica. Vanno quindi penso che eh, nemmeno nelle più rose aspettative di inizio stagione ci aspettavamo una Ternana che alla decima giornata di campionato affrontasse nella prossima un Genoa prima, prima in classifica, tra l'altro, un Genoa, soprattutto ha... so, so, dopo il 4 1, 1 di Modena. Modena. Eh, diciamo che le prime partite erano sembrate comunque no, eh, indicatori di una stagione no, che poteva quantomeno no, ricalcare quella della scorsa stagione invece la Ternana dopo quella scoppola si, si è ricomposta e ha fatto questo filotto che la porta veramente a, a sognare è chiaro, Lucarelli eh, ma gli stessi giocatori non pensano anche perché eh, in, eh, il nostro Alessandro Laureti spesso sia a Pettinari che a Sorensen no? li ha sollecitati. No? dicendo guardate la classifica, siete i primi. E loro comunque no? Sono... seguono quella che è la filosofia di Lucarelli, che dice partita dopo partita, vedremo. Quindi questa eh, di Benevento è stata una partita importante perché lo era, eh, sicuramente la prossima lo è ancora di più, perché la Ternana eh, così facendo... Innanzitutto mette da parte un bottino importante perché già dopo nove partite aver acquisito 19 punti nell'ottica di una salvezza, che era l'obiettivo minimo di questa stagione, ci certo. pone già una sorta di tranquillità, no? che quella fa tanto. Abbiamo visto che la Ternana l'anno scorso, soprattutto a metà stagione, rischiava no? di poter rientrare all'interno di logiche di, di play-out e sappiamo bene quanto la squadra anche abbia subito questa pressione. E quindi, diciamo, questa leggerezza data da questa classifica, che è una classifica importante, dà la possibilità alla Ternana di sognare, di vedere in grande. Chiaro, poi ci saranno delle difficoltà, sicuramente, ma vediamo come dice Lucarelli partita dopo partita. A me sembra che è una Ternana molto forte, una Ternana che ha dei ricambi all'altezza, perché oggi eh, i cambi hanno fatto la differenza, perché comunque Pettinari eh, è subentrato e... E al primo tocco, al primo, alla prima palla giocabile ha segnato eh, Di Dacchio si conferma un centrocampista veramente di, di categoria importante, non a caso comunque è stato riferimento no, del centrocampo della Salernitana per, per tanti anni e mi aspetto che questa Ternana possa dar fastidio anche al Genoa che chiaramente verrà a Terni a fare la partita parliamo di una squadra il Genoa è una squadra Vabbè. importante quindi Sarà veramente una partitissima. Io spero e credo anche che la risposta di Fosi Ternani si, si farà sentire perché l'entusiasmo che si respira attorno a questa squadra, Ivano. Poi forse tu che c'hai qualche anno più di me, ma non tantissimi, eh, poche <ride> volte, no? eh, Ivano. poche volte. Scusa, mi è andato via la, 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 la io, poche, il collegamento. Poche volte, poche volte si è visto. Un entusiasmo del genere attorno a questa squadra. Ma perché la squadra è entusiasmante, il gioco di questa squadra è entusiasmante, i giocatori lo sono. Quindi, eh, io penso che la risposta del pubblico alla prossima partita che si giocherà sabato. Se non sbaglio, sabato, alle 14 sarà importante, e... è vanno. importantissimo, no, no? È importantissimo per carità, assolutamente. Ci vuole ci l'entusiasmo. Vuole insomma, giustamente come diceva qualche qualche amico di Tierna Time e di Tierna News che è intervenuto, non si può riempire lo stadio solo esclusivamente eh, nel nelle derby. Quindi magari non dico lo stesso numero, ma arrivare a 8.000-8.500 potrebbe essere davvero già un buon, un, uh, un buon numero. Senti, ma l'intervista di pettinari che non ho potuto leggere, quindi non ho potuto riferire ai nostri amici, che ha detto Pettinari su Terni Television? Pettinari è, è contento del gol Alessandro gli ha chiesto insomma se eh, no, questo, questa competizione no, davanti perché chiaramente adesso c'è lui, c'è Favilli c'è Donnarumma no, potesse in qualche modo no, creare una sorta di, di problematica, no? invece eh, ha detto il gruppo va tutti dalla stessa parte e quindi oggi gioco io domani gioca Alfredo e l'importante insomma è dare una mano alla squadra anche perché come ha detto lui le giocate magari capitano una volta ogni tanto l'importante è che ci sia un lavoro sotto forte di squadra di compattezza e penso che la Ternana ad oggi dimostri questa compattezza dimostri che è una squadra Dimostra che è una squadra comunque importante. Ecco, io ho sentito, eh, io perché tu, come tu sai, Vano, io sono qui a Perugia, qui eh, studio qui a Perugia, quindi a Perugia, diciamo, fondamentalmente l'area che si respira è leggermente diversa, visto appunto, la situazione della squadra. Allora ho sentito qualche squadra e mi hanno fatto i complimenti e mi hanno detto: veramente la, io ho visto la Ternana perché magari seguendoti, eh, mi sto appassionando anch'io a vedere la Ternana, ma anche da fuori, è veramente una squadra, una bella squadra. Quindi ci sono apprezzatori, anche no? Da fuori, da fuori del nostro ambiente. E questo fa piacere perché vuol dire che Lucarelli sta, sta facendo bene. Ma speriamo, insomma, che anche noi, Ivano, stiamo raccontando questa, questa storia al massimo. Ecco, no? Vabbè, ah è un piacere anche per noi, voglio dire, raccontarla. Oltre che essere cittadini ternani, siamo operatori di informazioni, ma anche tifosi della, della squadra eh, che appunto rappresenta la nostra la nostra città, la nostra la nostra realtà. Volevo dire un'altra un cosa adesso mi è sfuggita. Eh, vabbè, comunque 2, eh, no, no. eh? Ascoli 2 a 0. È... Ascoli 2 a 0, do... dovrebbe di... aver segnato Dionisi. Credo Sono primi, te eh... eh? ti, ti do la certezza, è vero, ha raddoppiato, ha raddoppiato con Dionisi al 90. Quindi, Ternana, possiamo dire a questo punto prima. Cioè senza Prima nessuno. con 19 punti e Bari 18. Sì, diciamo poi c'è questo trenino di, di quattro squadre, Regina, Frosinone e Bari e Genova a 18, quindi sa, sabato veramente sarà discorso d'alta classifica, è quasi uno scontro diretto per... Diciamo, eh, per diciamo sta, sta venendo fuori pian pianino anche il Parma, no? squadra che sicuramente ha dei valori e pian pianino sta guadagnando posizioni importanti nella classifica generale. Bene, io non so se hai altro da aggiungere, qualche altro numero. Eh, Paghera ha ah, fatto 100, eh, no, 200, quando ha fatto Paghera 100. Eh, Paghera ha fatto 100 e 100. Palumba ha fatto 200 nel, nel professionismo. No, io ho sentito ah, anche Cannavaro che ha parlato, tra l'altro... Ah ecco, che ha detto Cannavaro. Ha detto Cannavaro, eh, Cannavaro, Cannavaro sempre, è rimasto... sempre al microfono di Alessandro Loredi di AMTR Television, immagino. Io credo sì. che sia stata una sorpresa, perché comunque poi avere, eh, diciamo, non soltanto, beh, chiaramente adesso allenatore del Benevento, ma un'icona no, del calcio italiano. No, perché comunque è stato capitano della nazionale mondiale, è stato pallone d'oro. Quindi penso che anche per Alessandro sia stata una bella emozione. E in realtà è deluso, è deluso dell'atteggiamento della sua squadra. Dice che la sua squadra soffre molto i calci piazzati che stanno diventando per loro veramente un fattore come lo erano stati in realtà anche per la Ternana all'inizio stagione perché sembrava che la Ternana dovesse subire gol soltanto sui calci piazzati. Eh, problema analogo al Benevento eh, che ha evidenziato Cannavaro è più un problema mentale perché lui ha detto vi parlo io che comunque sono stato un difensore importante nonostante no, non avessi diciamo, mezzi fisici importanti anche perché Cannavaro... Certo. Non è... Non supera il metro 80, eppure, comunque, è stato uno, diciamo, dei più forti, no? Difensori centrali, penso, nella storia del calcio. E quindi, diciamo, sottolineava proprio questo aspetto mentale del, della sua squadra che eh, non è stata capace di mantenere questo vantaggio. Ha detto: Io, paradossalmente, ero arrabbiato per i risultati del 2-0 all'intervallo perché. Eh, se per noi magari poteva eh, no, risultare no, un, un risultato comodo, no, in realtà soltanto da gestire, per gli altri invece magari poteva essere eh, un risultato che no, dava carica, dava energia, e questo avevo messo, messo sull'attenti i miei ragazzi, cosa che invece appunto non hanno fatto. Quindi mi è sembrato un cannavaro dispiaciuto, ma eh, capisco perché chiaramente poi. E quando i risultati non arrivano, quando sei così vicino a una vittoria perché comunque il Benevento vinceva 2-0 fino a, almeno al sessantesimo e perderla in questo modo sicuramente fa male, ma sono sicuro che eh, l'esperienza, insomma, di, una, no? di un calciatore, di un ex calciatore così importante, sia importante per il Benevento e per il proseguo della stagione. Comunque, meriti onore e merito alla Ternana che ha vinto una partita, penso bellissima, perché magari per chi non è tifoso eh, si è potuto gustare veramente una partita bellissima e soprattutto noi siamo soddisfatti perché la Ternana sabato affronterà il Genova da capolista. Senti, un'ultima cosa, eh, io non l'ho vista, però tu puoi magari eh, dircelo. Eh, qual era il viso, il volto, l'espressione di Lucarelli? Ma Lucarelli era, era soddisfatto. Pensa a Lucarelli. Ha detto ai ragazzi: nel, questo è sempre quello che, che riporto, non lo dico io, eh, lo dice veramente Lucarelli. Nel fine primo tempo ha detto ai ragazzi che, che si poteva ribaltare. Che era una situazione che se la Ternana non avesse preso il terzo gol e che se eh, fossero riusciti, insomma, a stare un po' dietro al risultato, Lucarelli era convinto che l'avrebbero avrebbero, ribaltata E così è successo quindi quasi profetico Lucarelli. Mi è sembrato comunque soddisfatto, mi è sembrato beh, chiaro, chi eh, se sei un allenatore di una squadra che è prima in classifica come fai a non esserlo? E, ha sottolineato insomma questa problematica tattica dei, dei suoi giocatori rispetto ai quinti del Benevento che spesso, eh, su cui spesso insomma i giocatori rossoverdi arrivano in ritardo e quello secondo lui è stato il fattore determinante. Poi chiaramente se l'è presa con questa decisione dell'arbitro di, di concedere questo, questo rigore a che tra l'altro lui doppiamente sorpreso, sorpreso la prima volta perché è stato fischiato no? live, no? questo calcio di rigore, poi ha detto ai suoi alla panchina ha detto tranquilli ragazzi, non vi preoccupate che tanto avete trovato dal Bar e nulla. Invece così non è stato e ha un po', no? ha un po sottolineato questa cosa, dato che la Ternana sono, come dice lui, 7-8 mesi eh, che appunto non viene fissato il calcio di rigore. fai una ricerca, okay, vittorio fai, fai una ricerca. Fai una ricerca quando è stato dato l'ultimo rigore alla Ternana, dai. Ma non adesso, eh, okay. <ride> sicuramente per no, eh, i prossimi allora, appuntamenti. Dico anche questa cosa che secondo me è bella sottolineare, i ragazzi, la squadra in polvo, dopo la, la vittoria sono andati sotto la curva dei tifosi rossoneri con la maglia di Capuano. Quindi, Rosso Verdi, rossoneri, sei milanista tu? No, no, ha detto Rossoverdi Verdi, no, ha detto Rosso Ha detto Rosso Neri, <ride> eh, ha detto, detto. Ah, veramente, no, ha detto vabbè, eh sì, Comunque, eh sì. questo, questa, questa bella cosa. Quindi è una dimostrazione che non è soltanto no, un discorso di classifica, di risultati, ma anche un discorso di gruppo. Quindi tutti quanti si sono, si sono stretti attorno, attorno al giocatore Rosso -verde che appunto dovrà... Necessariamente, insomma, saltare quasi tutta la stagione, quindi questa secondo me è da sottolineare, perché appunto no, è sintomo di una squadra che è in salute, non soltanto sotto il punto di, di vista dei risultati, ma anche e soprattutto dal punto di vista della squadra. Sono d'accordo, sono d'accordo con te e io sottolineavo anche ah, questo io... fatto che prego. No, no dicevo. No, sono due ore e dieci che, che, che siete live, quindi non mi voglio dilungare ulteriormente. Va. No, l'ultima cosa, cosa poi, poi, vado, poi vado a riposarmi un pochino, altrimenti arrivo stressato domani mattina. No, volevo comunicare che purtroppo non arriveranno comunicazioni o interviste dal, dall'ufficio comunicazione da, della, della Terana Calcio eh, su Twitter ci sono due dichiarazioni rilasciate a Lorenzo Modestino dal tecnico a Rossoverde e da Sorensen eh, diciamo che i posti erano un po' dislocati e quindi era stato un po' dislocati molto lontano e quindi era molto difficile lavorare eh, devo dire eh, stavo dicendo, ah, sì quella, quella del, sì quella del gruppo che hai sottolineato tu, io l'ho sottolineato più volte nel corso di questa trasmissione e lo ribadisco ulteriormente che a volte alcune scelte Dipendono anche per far sentire tutti i componenti del gruppo protagonisti del, uh, dell'avventura che sta vivendo la Ternana. Questo io ne sono pienamente, pienamente convinto. A questo punto, caro Vittorio, ti ringrazio, ti saluto sì, <ride> e, e sì, salutiamo sì. tutti i nostri tutti i nostri amici appunto che ci, hanno, che ci hanno visto e ci hanno seguito però ah non c'erano due messaggi non vorrei far figuracce eh, allora santo Savoldelli, che è spesso ospite di luci al liberati ed è un competente di calcio altrimenti non lo invitavo <ride> Scherzo, naturalmente, però che lui sia competente è competente. I secondi tempi delle fere sono una sentenza. Bravo il mister a sistemare la difesa che ha fatto fatica nel primo tempo. Bravi i ragazzi che ci hanno creduto sul 2 a 2. Sarebbe stato facile tirare i remi in barca e gestire, invece no, hanno voluto vincerla. Contento per Stefano Pettinari, gran gol alla prima palla toccata. Contento per Ditacchio, anima di questa squadra, ehm. Eh, insomma poi vanno ci sono degli aggiornamenti su... meno appariscente magari, no, magari meno appariscente di altri però preziosissimo sicuramente eh, per l'economia e per gli equilibri della squadra Rosso -verbi. a Giordano dico che è prima in classifica perché il Bari ha perso per 2-0 grazie per la segnazione Emilio Mariani ricorda chi io non lo so, Emilio scusami ma Sbaglio qualcuno se vinceva l'Ascoli si sarebbe fatto frate? Sì, la promessa era: il fioretto era questo. Sta a lui o a lei? Non lo so. Se lei si farà monaca, se lui si farà frate, eh, si rispetterà gli impegni. Altrimenti, vabbè, è stata una battuta. Siamo stati bene insieme. Vi ringrazio. Ringrazio Vittorio per questo bel pomeriggio di sabato. 15 novembre e eh, ottobre 2022. Ciao Ivano, ciao, ciao, ciao. Grazie buonasera a tutti.